Buongiorno, grazie a tutti per essere qui oggi. Io farò una brevissima presentazione e più che altro porterò il saluto dell'istituzione Biblioteche e in particolare del presidente dell'istituzione Daniele Donati, che oggi non può essere presente, l'istituzione che organizza appunto questi incontri in collaborazione con il Master in Giornalismo dell'Università di Bologna e con l'Ufficio Scolastico Territoriale. Inedito, la scuola interroga la stampa, scusate, sono degli incontri che prevedono una cadenza mensile con le quali alcune scuole del territorio incontrano un giornalista autorevole. Questo oggi è toccato a Luca Bottura della Repubblica. Perché quell'autorevole non poteva, quindi hanno chiamato. Di volta in volta alla giornalista vengono poste le domande scelte dalle classi presenti e il tema di oggi che è stato scelto è il dilagare dei movimenti antiscientifici, il deficit di meritocrazia e il rapporto tra merito e uguaglianza. A introdurre in parte e a moderare anche l'incontro partecipano gli studenti del corso di Scienze della Comunicazione del Master in Giornalismo, sempre dell'Università di Bologna. Sul palco, insieme a Luca Bottura, abbiamo Andrea Facchini, studente di Scienze della Comunicazione, e Gian Piero Moscato, che è del Master in Giornalismo, direttore dei tirocini, il professor Fulvio Cammarano, che è direttore del Master in Giornalismo, e la professoressa Gaetana De Angelis dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna. In sala, prego, prego. In sala le scuole presenti, gli studenti sono il Galvani, Scuole Minghetti, Maiorana, Aldrovan di Rubiani e Rosa Luxemburg. Ultima osservazione, le classi e gli studenti hanno ricevuto il modulo per poter iscriversi alla biblioteca e quindi avere l'accesso anche alla piattaforma digitale Emilib, che citiamo semplicemente perché è una piattaforma che permette la consultazione dei quotidiani del giorno italiani e internazionali, e all'ingresso abbiamo anche preparato, come tutte le volte, una bibliografia con una selezione di libri posseduti dalle biblioteche dell'istituzione sui temi del giorno. Io ho finito con l'introduzione e passo subito la parola alla professoressa De Angelis. Grazie e buon lavoro. Buongiorno, vi ringrazio per essere venuti. Sono molto contenta di essere qua all'ultimo incontro per quest'anno scolastico. Come sentirete tra qualche minuto ci saranno anche incontri nell'anno scolastico successivo. Ringraziamo per la sua presenza Luca Bottura e gli studenti delle scuole che sono state precedentemente indicate. E questo progetto nasce dall'esigenza dare una mano alle scuole nel creare un approccio critico alla notizia, cioè nel fornire agli studenti strumenti adeguati per leggere la realtà anche tramite i giornali, la carta stampata, internet e tutto quello che offre in generale l'informazione. Abbiamo avuto sempre degli interlocutori molto autorevoli, anche oggi il nostro interlocutore è un giornalista abbastanza famoso e quindi non voglio rubarvi altro tempo perché non vedo l'ora di cominciare e di sentire come andrà avanti questa intervista. Quindi buon lavoro a tutti. Buongiorno a tutti, io rappresento in questo appuntamento il Master in Giornalismo di Bologna, il cui direttore, professor Cammarano, tirerà le conclusioni oggi di questo appuntamento. Il professor Cammarano è uno storico. Siamo stati chiamati dall'istituzione Biblioteche per dare un coinvolgimento dell'istituzione universitaria che è più vicina ai temi che sono stati scelti dalle biblioteche e dagli studenti delle scuole di Bologna, per approcciare il giornalismo e le tematiche della comunicazione di oggi. Siamo al quarto appuntamento, Luca Bottura arriva quarto, ha avuto
In precedenza sono stati qua il carissimo amico di Luca Bottura, Marco Travaglio, con i quali ci sono degli scambi dolcissimi sia sui giornali che sul web. Diciamo che si attaccano vicendevolmente con molta simpatia e con molta forza. Ed è un tipo di giornalismo, quello di Marco Travaglio, estremamente aggressivo, estremamente schierato. Poi c'è stata Alessandra Sardoni, invece la anchor woman, il volto delle cronache parlamentari di La Sette, che ha portato invece un'immagine di giornalismo che riesca a far parlare il mondo politico nel confronto, nel dibattito, secondo regole televisive di vecchia scuola. Poi c'è stato Giovanni De Mauro, che ha portato il giornalismo di internazionale, di questo settimanale che porta a conoscenza quali sono gli articoli principali della stampa estera sul fenomeno Italia, sull'Italia come viene vista nel mondo. Oggi Luca Bottura porta una cosa completamente diversa. Lui è un giornalista a tutti gli effetti, ha lavorato in testate importanti, è stato cronista, però è diventato noto e molto famoso come scrittore satirico, come giornalista che si occupa di un modo di raccontare la realtà attraverso il paradosso. Ci sono delle parole più significative che però non posso usare in una platea che prevede anche dei minorenni. Luca, a differenza degli altri tre che conoscevo personalmente, è anche un mio amico, ci conosciamo da quando eravamo bambini, abitavamo in due palazzi adiacenti, eravamo proprio vicini di casa. Io l'ho conosciuto che avevamo i pantaloni corti, però ha 9 anni meno di me, si vede anche purtroppo. È nato a Bologna il 18 di settembre del 1967, più che come giornalista è famoso come autore televisivo, come scrittore, come conduttore di radio. È di vecchia scuola, è nato in un momento in cui il giornalismo era molto, molto ben radicato, molto affermato e anche molto suggestivo, era una professione che dava molta soddisfazione e anche prestigio sociale. Adesso è un mestiere molto precario, è un mestiere molto sotto accusa, non soltanto dai potenti ma anche dal pubblico. Il pubblico è diventato molto più, forse condizionato dall'aggressività del potere, è diventato molto meno transigente, più intransigente nei confronti dei giornalisti. Molto spesso i giornalisti vengono accusati anche di quello che non fanno, per esempio vengono accusati di non scrivere, quando invece il problema molto spesso è che la gente non legge quello che viene scritto. Perché ho detto che lui è un giornalista di vecchia data, ma ha una caratteristica particolare? Perché ha fatto un percorso inverso. Lui era un giornalista garantito, era un giornalista che aveva il contratto di vecchia scuola, che era uno dei contratti di lavoro migliori d'Europa, il contratto di lavoro giornalistico. Lui ha scelto di precarizzarsi. Lui era al Corriere della Sera con contratto a tempo indeterminato, ha scelto di fare l'autore televisivo e ha abbandonato il contratto a tempo indeterminato. È un precario di lusso, perché evidentemente ha mercato, però è uno che se cambia il vento domani si potrebbe trovare a piedi. Ed è in questo è molto più vicino di me alla platea delle nuove leve del giornalismo, che sono molto precarie, tendenzialmente molto poco pagate, ma alcuni invece ce la fanno. Ha fatto una scelta controcorrente. E lui è nato professionalmente alla radio, ha cominciato come telecronista, radiocronista, per il basket. Poi è passato a un giornale serissimo, era l'Unità. L'Unità all'epoca era il giornale del Partito Comunista Italiano e aveva una diffusione notevolissima. Ai tempi di Veltroni raggiunse 600.000 copie vendute alla domenica, era vero che era accompagnato anche dalla videocassetta di un film, però sono cifre che oggi non sfiora nessun giornale italiano. Quando un giornale italiano vende 400.000 copie, succede alla Gazzetta dello Sport, è un record di cui andare orgogliosi. Abbandona questo serissimo giornale per andare in un giornale che è altrettanto serio, ma si occupa di satire, che è Cuore, il Cuore diretto da Michele Serra, che è stato, diciamo, un suo mentore, il suo comunque un fratello maggiore, con il quale continua una collaborazione ancora da oggi. È tornato all'Unità quando l'Unità aveva riaperto dopo aver chiuso i battenti una prima volta, e poi purtroppo l'Unità ha chiuso nuovamente i battenti e lui ha fatto un lungo periodo in radio.
è stato è arrivato al Corriere della Sera, dove ha curato la rubrica di satirica settimanale a tema sportivo Maccaroni. Ha scritto diversi libri, In alto Strat Virtus, Tutti al mare vent'anni dopo, che è il sequel di Tutti al mare di Michele Serra, che ne affermò la prefazione, e Mission to Marx, dizionario satirico della sinistra. È stato ideatore e conduttore delle trasmissioni radio Taglio Basso su Radio 2, Media del Play su Play Radio, ora Virgin Radio, e dal 2007 ha condotto su Radio Capital la rassegna stampa satirica Lateral, che era in onda ogni mattina da lunedì a venerdì, che aveva un pubblico di appassionati ascoltatori. Ha esordito come autore televisivo nel 2001 con il programma 121 milioni di, non posso dire la parola, diciamo C puntini puntini. Oh, dica io? Sì. 125, ti correggo, okay. Milioni di cazzate. Sì, sì. È un titolo che però scelse Celentano. Adriano Celentano. Dal dopo Festival di Sanremo del 2002 ha instaurato una collaborazione con Gene Gnocchi, che è terminata nel 2009. È stato autore del Festival di Sanremo del 2004, condotto da Simona Ventura e di Geppi Cucciari, Victor Dea, G-Day, Maurizio Crozza, Crozza Live, Italia Land, Enrico Bertolino, Globe, Antonio Cornacchione, Fabio Volo. Fabio Volo potevi non dirlo. Potevo dirlo, invece io ho preferito dirlo perché... Comunque diciamo che è stato anche autore teatrale, ha cofirmato gli spettacoli Lampi di Acecanto Vietà, Passate la Tempesta, Castaway di Enrico Bertolino, Silvio C'è, Satire Liriche di Antonio Cornacchione, Fenomeni di Maurizio Crozza e Babelè di Ivano Marescotti. Dal 18 settembre 2017 è terminata l'esperienza con Radio Capital decennale, ha condotto tuttora su Radio DJ in onda da lunedì al venerdì alle 19. Poi ha terminato temporaneamente la sua esperienza su Radio DJ il 26 gennaio 2018 con la chiusura di Tutorial, dedicandosi, su cui ci sono state anche molte polemiche, dedicandosi alla stesura della rubrica satirica Marziani sul giornale La Repubblica, che ovviamente ospita ancora. Oggi ha fatto anche un intervento sulla cronaca di Bologna a proposito della sentenza del Tribunale di Bologna che ha dato il diritto all'iscrizione all'anagrafe a due immigrati, e ha detto, Salvini ha detto che i giudici dovrebbero candidarsi, che vogliono fare politica dovrebbero candidarsi e farsi eleggere, e lui risponde però i giudici preferiscono lavorare. Questa è stata la sua battuta di oggi, che faccio anche mia. E ora è responsabile di produzione, un incarico molto impegnativo, perché responsabile di produzione significa che di fatto è il capo macchina di una organizzazione complessa, quello che ci mette la faccia, che risponde a tutti gli interlocutori, di Rai People scritto come si legge, con Geppi Cucciari, è appena partito e sta dando già grosse soddisfazioni a Luca Bottura. Adesso passo la parola ad Andrea Facchini della Facoltà di Scienza della Comunicazione per la sua introduzione del tema di oggi. Buongiorno a tutti. Negli ultimi anni siamo andati incontro ad una corrente generale di creduloneria, ovvero credere alla prima cosa che sentiamo o che leggiamo, con una relativa diffidenza per tutto ciò che va contro le nostre nuove dubbi e certezze. Questo evento si è poi ingigantito grazie alla diffusione planetaria dei social network, che hanno dato uno spazio a totali ignoranti, coloro che ignorano, per potersi esprimere su argomenti e materie che fino a pochi anni prima erano riservati a figure che ignoranti non sono. Famose sono le parole di Eco quando affermò che i social danno diritto di parola a legioni di imbecilli, mentre sembrano annullare la voce di chi ha anni di esperienza e qualifiche per poter esprimere le proprie opinioni. Ed ecco allora che ci trasformiamo in esperti giornalisti, avvocati, economisti, politici e scienziati. Mi vorrei soffermare su quest'ultima categoria, gli scienziati. Nei secoli e millenni di presenza dell'uomo sulla Terra, tante sono state le scoperte scientifiche che hanno caratterizzato la nostra specie, importanti o meno per l'umanità, ma che comunque hanno cambiato, a volte radicalmente, il nostro modo di vivere. Spesso queste scoperte non venivano accolte molto favorevolmente, in alcuni casi addirittura ostacolate, perché andavano a cozzare contro una credenza radicata o un dogma religioso. Ma bene o male tutte venivano poi riconosciute e confermate, posto ovviamente che fossero scoperte reali e confutate. Arrivando a questo status di accettazione generale, le nostre neonate teorie scoperte, raramente, per non utilizzare un'affermazione audace come mai,
sono regredite, ovvero sono tornati in una condizione dove parte della popolazione le riconosceva come vere, mentre un'altra parte le condannava fermamente, affermandone la loro falsità e richiamando dubbie teorie complottistiche. Questa tendenza va a mutare quasi drasticamente ai nostri tempi. Esemplari sono i casi delle scie chimiche nato nel 96 o dalle relazioni dei vaccini con l'autismo, questo secondo nato grazie, se così si può dire, ad Andrew Wakefield, un medico inglese che nel 1998 pubblicò una ricerca fraudolenta per puro profitto personale e purtroppo ancora oggi rimane fortemente presente nel dibattito pubblico, grazie al supporto di queste teorie false da parte di autorità nel mondo scientifico come i medici Roberto Gava e Dario Miedico o figure come Donald Trump e Robert De Niro. Un altro esempio molto in voga in tempi recenti è il movimento dei terrapiattisti, che tanto scalpore ha fatto in Italia solo pochi mesi fa e prossimo ad aprire le porte del primo convegno nel nostro paese, supportato dalla presenza del comico e politico Beppe Grillo. Il principale problema non è la preoccupazione che nasce con la messa in discussione di una teoria ormai accettata, ma il totale rifiuto di credere ai chiarimenti di una comunità e non di un singolo isolato, ben più qualificata sugli argomenti trattati rispetto alla maggioranza dei cittadini. Vorrei quindi tornare alla nostra creduloneria. Questo tramutare in legge assoluta qualsiasi eco che arriva alle nostre orecchie, senza soffermarci per cercare di approfondire i vari argomenti e non riflettere a fondo sul senso reale di ciò a cui siamo esposti, può essere divertente a volte, ma può essere anche molto pericoloso, soprattutto quando figure autorevoli, la cui voce arriva a moltissime persone e che a loro volta sono fiduciose che accresca la loro, tra virgolette, cosiddetta verità, cominciano a condividere informazioni false, non complete o travisate. Ciò vale anche per la satira, di cui da molti non viene colta la natura ironica e dissacrante, ma da perfetti creduloni e blastatori trasformano in notizie vere quelle che in realtà sono solo battute, provocando polveroni mediatici senza capo né coda. Vorrei quindi porre la prima domanda di questa mattina, ovvero perché, secondo lei, in questo particolare momento storico è così presente il dilagare della falsa controinformazione e di notizie palesemente bufale, come ad esempio i movimenti antiscientifici. È una frase che sognavo di dire da tempo, ti ringrazio per la domanda. Questo è un po' come le vecchie tribune politiche. Allora, intanto ti rispondo subito, prima però volevo fare una domanda io, giusto per capire questi poveri giovani deportati qui chi sono. E quindi la domanda è questa: chi di voi, diciamo, nell'ultimo anno ha mai preso in mano un giornale cartaceo? Eravate al bar, cioè non ci sono... No. Eravate a scuola, ok, riformulo la domanda: chi di voi ha mai acquistato un giornale cartaceo nell'ultimo anno? Ecco, pochissimi. Questo è come quando chiedo chi ha votato il Movimento 5 Stelle, di solito nascondono tutti la mano, non so come, perché accada tutto questo. E ho già cominciato a rispondere alla tua domanda, perché appunto il senso preciso in questo periodo storico, io mi scuso, sarò un po' noioso, tutti quelli che campano come me facendo battute, molto spesso se vengono deprivati dello sberleffo, del sarcasmo, diventano una palla micidiale, ma tanto tra un'ora e mezza sarete di nuovo nelle vostre case, date una carezza ai bambini e dite la carezza di Bottura. Detto questo, il punto è esattamente questo, cioè quello che diceva Eco è piuttosto noto, no? Le legioni di imbecilli che hanno avuto improvvisamente una possibilità di esprimersi. Si sono messi in rete, questa è la grande diversità. Io sono, appunto, come si vede, la mia barba bianca un po' anziano, faccio un esempio terra a terra, diciamo che vi consiglio un libro molto divertente se volete scoprire com'era Bologna una trentina d'anni fa, Bar Sport di Stefano Benni, che racconta un po', ed è una specie di trattato antropologico, perché è una Bologna che non esiste più, però in quel libro era citata una figura che era l'uomo col cappello. L'uomo col cappello era un personaggio che nelle discussioni di calcio ruotava intorno agli altri avventori fino a che non dice un'enormità, tipo, non so, il Brasile non vincerà mai i mondiali finché tiene Pelé in porta. Pelé era un centravanti o comunque un attaccante. Ecco, l'uomo col cappello veniva allontanato in malo modo. Adesso l'uomo col cappello trova invece tanti altri uomini col cappello con cui può fare rete, vive in questa bolla che tutti noi conosciamo, in cui crediamo che tutti ci diano ragione.
ed è la presa in giro più clamorosa. Io, appunto, avendo una certa età, certi social più, diciamo, moderni come Snapchat, come io uso pochissimo Instagram, ci metto le foto di mia madre, non uso Tinder, che è una cosa che so invece Giampiero usa quotidianamente, ma uso ancora Facebook, che è una cosa piuttosto antica. Su Facebook noi abbiamo i nostri amici e i nostri amici ci dicono quello che vogliamo sentirci dire, siamo tutti d'accordo, ci si vuole bene, è difficile che parta un flame, che ci siano liti, perché sostanzialmente parliamo tra di noi. Ecco, questo tipo di ragionamento applicato su vasta scala ha fatto in modo che chiunque volesse creare comunità di perfetti imbecilli che si scambiavano teorie totalmente infondate avesse gioco facile. C'è un altro aspetto, poi non voglio, diciamo, porre troppa carne al fuoco subito, che è il fatto che questo tipo di imbecillità diffusa trova poi qualcuno che la sfrutta, no? È molto semplice, diciamo che il populismo, che è un tema importante, che è questo atteggiamento, questa corrente di pensiero, questa corrente politica che sostiene di dare al popolo la decisione, in realtà manipola il popolo, lo disprezza, veicola sul popolo, sperando nella sua ignoranza, concetti di pronta beva, sempre adombrando complotti, sempre adombrando i poteri forti che non si è mai capito. L'unico potere forte che io conosco vero è la Juventus, gli altri sostanzialmente gli altri non si sa, il gruppo Bilderberg, la trilaterale, ANAS, AESCAT, società autostrade, non si sa chi sia esattamente che componga questi poteri forti, però c'è sempre un nemico. Qualcuno veicola questi complottisti verso questo nemico, salta, bypassa quella che era l'informazione tradizionale, che, come diceva Giampiero, ha moltissime colpe, che adesso magari andiamo ad analizzare, e quindi è una sorta di congiura dei cretini con qualcuno però che invece cretino non è e che riesce facilmente a manipolarli. Disintermedia. Magari più avanti parliamo del fatto che i politici sono i primi a voler saltare i giornali, perché se comunicano direttamente non fanno informazione ma fanno propaganda. Magari non guardate i telegiornali, ma se li guardate vedrete che ogni tanto c'è l'uomo col microfono, che è una figura bella, al TG1. A un certo punto un qualunque politico, il nome sotto, di qualunque partito, non è importante, che guarda in camera e c'è un microfono. Ecco, quello che regge il microfono inspiegabilmente è un giornalista. Basterebbe un'asta, no? Cioè non è quello, dice. La domanda sostanzialmente è: dica quello che vuole. Ecco, queste sono le colpe dei giornalisti, poi però che passare da un'informazione magari troppo servile a Luigi Di Maio, ecco, ma questo è un discorso che affronteremo tra poco e che in qualche modo mi differenzia da Marco Travaglio. Interviene adesso Jacopo Marrese con la prima domanda. Vi potete alzare, ragazzi, quando... Esatto. Buongiorno. Buongiorno. E qual è, secondo lei, la causa della rinata sfiducia nei confronti delle scoperte scientifiche già dimostrate e consolidate? Le cause sono molte. Una è quella che accennavo adesso. L'altra è anche una tendenza da parte dei giornali e dei giornalisti ad abdicare al proprio ruolo. Io cito sempre un esempio che mi sembra abbastanza paradigmatico, cioè esemplare, di qualche anno fa un imprenditore che aveva ricevuto una richiesta di tangenti da un ufficiale, un funzionario comunale del comune di Milano, riuscì a incastrare i suoi concussori, come si dice, grazie a una telecamera nascosta che gli avevano messo i carabinieri. E raccontando la sua esperienza disse: sono andato ai carabinieri perché Striscia la Notizia non mi aveva risposto. Allora è il segnale che c'è stato uno spostamento importante, per cui quello è il confine tra informazione e spettacolarizzazione è saltato. Chi vede le Iene? Perfetto. Non so se qualcuno di voi ha sentito e ha seguito, per esempio, tutta l'epopea delle Iene, che adesso ha problemi di altro genere perché sta seguendo casi giudiziari in maniera un po' curiosa.
L'epopea di Stamina, che forse qualcuno ricorda. Stamina era una cura inventata da un medico, che non era medico peraltro, che prometteva di guarire dalla distrofia e da altre malattie di origine neuronale attraverso appunto l'implementazione nel sangue di cellule staminali. Non funzionava, era una balla. Però sempre con appunto questo cotè, questo rumore di sottofondo, dei poteri forti, non ce lo dicono, quello che non ti vogliono far sapere... Quello che non ti volevano far sapere è che quella cura non serviva assolutamente a niente, quel signore che poi è scappato in Ucraina a tentare di portarla avanti era un ciarlatano. Però per diverse settimane le Iene hanno battuto sulla cura Stamina e molta gente ha creduto a questa vicenda. Ora, in una situazione normale, un giornalista, chiamiamolo così perché non credo neanche che Giulio Golia, che faceva quei servizi, sia giornalista, che per usare un giro di parole molto alto, pesta una merda di questo tipo, scompare perché la sua credibilità è azzerata. Invece in quel caso il contenitore, cioè le Iene, è diventato più affidabile del giornalismo vero e quindi riesce a portare avanti contenuti totalmente antiscientifici che però vengono presi dalla maggioranza di chi guarda quel programma come se fossero un contenuto vero. Questo è uno dei problemi. Poi, ripeto, il giornalismo italiano soprattutto ha problemi di ogni sorta. Però ecco, non credo che anche in questo caso la soluzione siano siano soltanto Strisce la Notizia, le Iene, cioè la satira che fa inchiesta, anche perché noi su questo non abbiamo una tradizione. In Francia c'è un giornale interessante, un settimanale che si chiama Le Canard Enchaînées, che spesso fa degli scoop e fa cadere governi, però quello è giornalismo vero. Le Iene, ecco, non dimentichiamoci mai, con tutto l'effetto, poi io faccio televisione, quindi che è comunque una buona alternativa ad avere un lavoro vero, però le Iene sono un programma al termine del quale c'è un simpatico stacchetto, ecco, c'è un bellissimo balletto, c'è un tipo di informazione che è molto simile a quella dei social. Ecco, diciamo che in questo momento le Iene, Striscia, quel tipo di programmi sono una bacheca di Facebook e sulla bacheca di Facebook trovi i gattini e i complotti, più o meno, e le Iene è quello. Interviene adesso Alessandro Summer. Buongiorno. In una società ipertecnologica in cui la maggior parte delle persone usa senza problemi dispositivi di informazione il cui funzionamento dipende dalle competenze di un piccolo numero di esperti, verso cosa o chi si rivolge a diffidenza del pubblico? È una domanda che adesso faccio decrittare dai Risti Parma e poi no, credo, se ho capito bene, tu dimmi se ho capito bene la domanda, cioè riformulamela con parole più tue. Praticamente in parole mie sarebbe perché c'è tanta, cioè perché i giornali sono così, perché i giornalisti sono così No, più che altro perché in una società dove c'è così tanta presenza tecnologica, perfetto. Sì. Cioè perché crediamo di essere informati e in realtà non lo siamo, perché teoricamente, ma questa è una delle, non è questo? Perché sono gli insegnanti, perché ci fidiamo di dare a volte ci dividiamo tanto della tecnologia di affidare anche nostre informazioni personali. Ah, okay. Non ci chiediamo mai, possiamo dire, quali siano, cioè non ci sfiora appunto il fatto di dare tante informazioni di noi e ci fidiamo di questo e invece diffidiamo. Io credo che sia perché quando l'ente con cui ci troviamo ad avere a che fare non è tangibile, per noi non esiste. Noi non abbiamo coscienza, per noi Facebook, che è un'associazione a delinquere di stampo commerciale sostanzialmente, che fa questo nella vita, cioè prende i nostri dati, li rivende e ci fa un botto di soldi, tra l'altro non facendo un minimo di selezione editoriale, che è un altro problema importante. Su Facebook chiunque ha diritto di parola, quindi, ed è per questo che è così facilmente manovrabile, manipolabile, come dimostrano insomma
i recenti casi che hanno coinvolto le elezioni americane, e che hanno dimostrato appunto come ci fossero infiltrazioni importanti. Però secondo me c'è un discorso leggermente più largo che riguarda proprio l'Italia, la specificità nostra, cioè per noi quello che non è tangibile, quello che non ha un volto, non esiste, non c'è. E faccio un esempio specifico che non è collegato all'informazione, ma secondo me dà un po' l'idea, che sono le tasse. In Italia non pagare le tasse è da furbi. Se uno si azzarda a dire, come fece un ministro qualche anno fa, che pagare le tasse è bellissimo, viene linciato sulla pubblica piazza. Lui non voleva dire che siamo tutti felici ovviamente di svuotarci il portafoglio, ma voleva significare che contribuire all'attività di tutti, alla società banalmente, dando il nostro contributo, perché poi sulle strade ci andiamo anche noi, perché poi al pronto soccorso una volta o l'altra avremo bisogno anche noi, perché poi i servizi un po' sgangherati lo Stato ci dà, però prima o poi saranno anche i nostri servizi, ecco, quello però per noi non esiste. E quando rubiamo i soldi delle tasse, in realtà non stiamo rubando a nessuno. È il motivo per cui l'italiano medio se la prende moltissimo con il politico di turno, che peraltro ha votato, non è che questi vadano in Parlamento da soli, no, qualcuno li ha votati, mentre non se la prende con la persona che ha a fianco, che magari gli salta davanti all'ASL e non paga perché ha un'esenzione dichiarando zero, quindi gli sta veramente togliendo fisicamente il denaro di tasca, ma non ha un volto, non è rappresentato. Per noi rubare allo Stato, regalare i nostri dati a Facebook è più o meno la stessa cosa, perché non abbiamo coscienza. Il politico ladro, tra virgolette, qualunque politico in realtà, o il giornalista poco credibile, diventa immediatamente una figura da colpire, perché è identificabile, perché ha una faccia. Quindi tutto quello che è immateriale viene in qualche modo appunto messo da parte, ed è il motivo per cui ci facciamo... Noi il click compulsivo che diamo tutte le volte che ci viene chiesto di dare la liberatoria per la privacy in qualunque sito, e in quel momento noi stiamo vendendo nostra madre, cioè dobbiamo saperlo, arriva Zuckerberg direttamente a casa e la porta via e le svuota il portafoglio. Ecco, però siccome non la vediamo in questo modo, tra l'altro, e mi fermo, c'è anche un altro dato importante che riguarda la proprietà intellettuale. Tutto quello che noi diamo a Facebook, ai social, eccetera, eccetera, non è più nostro. Quindi se uno di voi scrivesse un capolavoro della letteratura, io vi invito a non pubblicarlo, perché dal giorno successivo potrà essere tranquillamente ricondiviso e venduto a chi vuole, in questo caso sì, il potere forte. Questo forse è il vero potere forte, perché voi gliel'avete regalato. Ecco, non ha una faccia, glielo regalo. Mi ruba dalla tasca, invece non, per me non esiste, quindi non reagisco. La parola passa a Sabrina Gualandri. È una legge statistica, la persona che fa la domanda è sempre dal lato opposto rispetto al microfono, questo è studiato, l'ho letto su Facebook. Volevo chiedere quanto incidono i social sul dilagare dei movimenti antiscientifici. Incidono parecchio perché appunto, come dicevo, non c'è alcun controllo, non c'è alcun tipo di filtro di credibilità. Lì però si apre un altro problema al quale io francamente non ho la soluzione. Voi forse che siete nativi digitali, perché quando sono nato io c'era ancora la radio a galena, adesso sto esagerando, non è vero, però insomma più o meno. Però si pone un problema del quale io personalmente non ho la soluzione, cioè come mantenere la libertà di espressione, trovando un modo però per rendere un pochino più affidabili le fonti a cui la gente si abbevera e le fonti con cui la gente si informa, perché è un crinale difficilissimo. Adesso anche recentemente l'Unione Europea ha approvato una legge che cerca di normare per esempio proprio il diritto d'autore, cioè fa in modo che per esempio quelli come me che campano scrivendo cose in qualche modo possono avere un beneficio economico. Però anche in quello, in realtà, cioè l'impossibilità di citare direttamente la fonte apre uno scenario preoccupante, perché per esempio Wikipedia, per dirne una, che è la fonte su cui tutti andiamo in qualche modo a informarci, che spesso contiene degli sfondoni micidiali, quindi consiglio, se per caso avete voglia, ogni volta che trovate qualcosa su Wikipedia, di incrociare, andate a vedere un'altra fonte, perché Wikipedia è scritta veramente dal primo che passa. Poi ci sono degli strumenti di autotutela, quindi spesso è precisa, però può capitare, ed è una cosa che di solito i giornalisti pagano, perché prendono Wikipedia, quando muore qualcuno
c'è questo gioco molto divertente, corre immediatamente un hacker o una figura che vuole prendere appunto per i fondelli quelli che fanno la mia professione e cambia un dato. Quindi, non so, muore, no, non devo dire persone ancora in vita, sennò muore Gianni Agnelli, ecco, quello della Fiat, e va a cambiare, scrive che Gianni Agnelli è nato ad Addis Abeba. Dopo 10 secondi ci sarà un giornale che lo riprende e scrive che Gianni Agnelli è nato ad Addis Abeba, perché purtroppo ogni tanto la mia professione, la nostra professione, è una professione che è poco attenta, appunto non facciamo noi quello che io adesso sto chiedendo agli altri. Però è un problema importante, molto difficile, di cui veramente non saprei come trovare in questo momento una soluzione, perché limitare la rete alla fine è limitare la libertà. Proprio oggi in Russia hanno fatto partire una legge che permette sostanzialmente di staccare internet, di chiuderla, come accade in molti regimi totalitari in caso di emergenza. Solo che quando l'emergenza la decide un dittatore, che sia un'emergenza non è affatto sicuro. Quindi la responsabilità è altissima. Non ho la soluzione, forse qualcuno più intelligente, più smart di me potrebbe trovarla, però credo che vada trovato un equilibrio tra il far dilagare queste sciocchezze e mantenere però la libertà di espressione, che è importante, molto importante. Interviene Giacomo Bosi. Salve. Buongiorno Giacomo. La domanda è: quale rapporto c'è tra scoperte scientifiche e l'uso che ne fa poi la politica per quanto riguarda le imposizioni ai cittadini o le limitazioni della libertà personale? Diciamo che cioè tipo il discorso dei vaccini anche, sì. Così. Ok. Aspetta, fammi capire, tu sei dimmi la tua opinione sui vaccini, che mi interessa. Beh, alla fine se possono essere utili, e lo sono stati, perché per esempio io ho fatto l'antitetanica e non ho mai preso il tetano, quindi secondo me sono utili. E quindi sei favorevole, ti fidi della scienza in qualche modo? Beh sì, per la mia esperienza. Ecco, no, per la tua esperienza no, ti fidi della scienza, tu non sei un virologo, no? Sì, no, in generale mi fido della scienza, okay. Poi no, questo è, perché ho questo potuto è il punto. Anche... Poi? No, dimmi. No, poi ho potuto anche provare... Personalmente, certo, sì, ma questo, tutti siamo vaccinati, per fortuna appunto nessuno di noi ha avuto le malattie che derivano dai vaccini, che vengono protette invece da chi si vaccina e che invece secondo alcuni invece deriverebbero da altre malattie, sappiamo tutti, lo dicevamo prima, appunto che vengono attribuite possibili nocività, l'autismo, addirittura per un periodo si diceva che nei vaccini ci fossero i metalli, quindi che non credo, perché sennò tutti noi in aeroporto rischiamo di far suonare il metal detector, visto che siamo tutti vaccinati. Io credo che in realtà in questo caso non sia tanto il potere vero che possa imporre qualcosa, perché la scienza, francamente, appunto, se io devo occuparmi di medicina non avendo competenze specifiche, per carità, sono sbagliato io, ma piuttosto che chiedere alle Iene chiedo a Roberto Burioni, che è un virologo di fama internazionale, posso sbagliarmi. Casomai è il contrario, diciamo che in questi casi chi fa, chiamiamolo opposizione, chi appunto fa populismo, chi vuole convincere il popolo che ci sia sempre un complotto, ad ombra, senza alcuna competenza a riguardo, dei retroscena che magari non esistono, perché vuole compattare delle forme di consenso che poi indirizza in altro modo. Cioè io prima ti faccio credere che i vaccini causano malattie, poi che l'uomo non è mai andato sulla Luna, poi che ci sono delle pallette di legno che basta metterle dentro la lavatrice e lavano senza che
senza mettere il detersivo, che ci sono le macchine che vadano aria. Sto facendo casualmente tutti gli esempi del blog di Beppe Grillo, per carità, però è vero che poi a un certo punto, quando io ti ho abituato culturalmente alla logica del complotto, quando fondo un partito dicendo guardate che tutti gli altri complottano contro di voi, è facile che a quel punto tu mi voti, perché io sono il tuo rappresentante, sono quello che sbugiarda il complotto contro il popolo che invece la sa. Siccome anch'io faccio parte del popolo e tutti in qualche modo facciamo parte del popolo, io come popolo tendo a fidarmi di chi ha delle competenze. Quindi, non so, la forza di gravità, io posso anche negare che esista, ma se mi butto giù dal 10° piano è facile che mi spiacci, anche se l'ho letto su Facebook. Per i vaccini è più o meno la stessa cosa. Quindi, più che i poteri, in questo caso, sfruttare la credulità popolare sono i contropoteri. È lo stesso meccanismo che è successo per esempio in Gran Bretagna, dove, ed è un paese mille volte più evoluto del nostro, con una democrazia più solida, hanno avuto la prima costituzione, gli hanno fatto credere che se fossero usciti dall'Europa la sanità sarebbe stata gratis, la bilancia dei pagamenti sarebbe improvvisamente andata in attivo, le fontane avrebbero dato vino, cioè sarebbe stata... E loro hanno, la Gran Bretagna, non il Burkina Faso o l'Italia, che forse per certi versi è anche più sotto, la Gran Bretagna ci ha creduto e adesso sono usciti dall'Europa e non sanno dove andare, perché o tentano di uscire dall'Europa e non sanno cosa fare. Quindi quello forse è, insieme alle elezioni americane con Trump, il momento più evoluto in cui la teoria del complotto, se usciamo dall'Europa è meglio, ma non te lo dicono, ha avuto il suo impatto frontale che ha causato danni che pagheremo tutti quanti, anche se mi sa che la pagheranno più gli inglesi. Interviene adesso Adriana, della Scienze della Comunicazione di Bologna. Buongiorno, vista la poca visibilità, sono qui. Vista la poca visibilità che la scienza ha avuto all'interno delle campagne elettorali, durante appunto le campagne elettorali, volevo chiederle, secondo lei, come è possibile che possano integrarsi maggiormente i due settori? Cioè in che modo la scienza possa essere maggiormente condizionata dalla politica e viceversa? Cosa che si è verificata solo per quanto riguarda la questione dei Novax. Sì, ma lì credo, appunto, anche in questo caso c'è una responsabilità importante da parte dei media, cioè dei giornalisti, perché i giornali in qualche modo ancora, l'informazione in qualche modo ancora un po' detta l'agenda. Allora, io faccio un esempio che sembra slegato, ma in realtà non lo è. Io lavoravo in un programma di Rai 3 che si chiama Carta Bianca, che è un talk show di prima serata. Io ci lavoravo quando ancora non c'erano 40 minuti di Mauro Corona in testa, ci tengo a dirlo, perché adesso, che è molto divertente, non so se vi è mai capitato, i primi 40 minuti sono Bianca Berlinguer che intervista un signore ubriaco vestito da alpino, che comunque a livello di, a proposito di commissione tra show e giornalismo, è anche un, anche quello è un punto piuttosto interessante. E ci trovammo di fronte a una notizia che in quei giorni peraltro era stata rimbalzata dalle Iene ed era falsa, che riguardava Blue Whale. Non so se ne avete sentito parlare. Blue Whale, esatto, Blue Whale non esiste, è una bufala colossale, e il servizio delle Iene era stato fatto mettendo insieme una serie di filmati provenienti dal web che incollavano uno all'altro dei suicidi tra adolescenti che in realtà non erano in alcun modo correlati, e in Italia non c'era mai stato alcun caso. Improvvisamente le Iene diffondono questa notizia, i giornali vanno dietro alle Iene, quindi come il peggior social, e cominciano a parlare a nastro di Blue Whale. E a questo punto era diventata una notizia, anche se non era una notizia, e io lavoravo lì, ci trovammo a dover decidere se parlarne oppure no, e eventualmente in che modo parlarne. E avevamo già la funzionaria della polizia postale che sarebbe venuta con grande entusiasmo, perché ad andare in televisione, diciamo, sono tutti tanto contenti. E una delle piccole cose del mio mestiere, questo più giornalistico, di cui vado orgoglioso, è che io quel servizio l'ho bloccato. Siamo riusciti a non farlo, perché a maggior ragione il fatto che fosse sulla RAI, quindi su un servizio pubblico, secondo me era intollerabile. Ne discutemmo lungamente. Era diventata una notizia, ma noi sapevamo, abbiamo fatto gli approfondimenti, quello che andava fatto, che era una notizia falsa, e in quel caso decidemmo di non parlarne. Il problema della scienza all'interno delle campagne elettorali, in qualche modo, ha un binario non dissimile.
La scienza non fa notizia. Fa notizia esclusivamente nel momento in cui c'è un conflitto. Se appunto è un dato acclarato che i vaccini fanno bene, non è qualcosa che meriti un titolo e soprattutto non fa vendere copie, non porta traffico sui siti, non fa vendere pubblicità. Se invece c'è un conflitto, ecco che allora diventa un tema interessante. Quindi la mia risposta è: speriamo che durante le campagne elettorali non si parli di scienza, mai, perché è come parlare, è come introdurre nel dibattito appunto la differenza tra terra piatta e terra rotonda. No, è rotonda la terra, non se ne parla, non è un argomento di discussione. I vaccini non fanno male, non è un argomento di discussione, non è soprattutto una cosa di cui possono parlare i nostri politici, che sono la peggior classe politica del mondo. Quindi quando io penso a Toninelli che parla di un qualunque argomento, ma anche di scienza, mi metto le mani tra i capelli e spero che non se ne parli. Casomai un governo degno di questo nome dovrebbe fare in modo invece che ci siano campagne di sensibilizzazione che vanno contro questa vulgata dei social e lavori contemporaneamente quando governa. Non è tema di campagna elettorale, secondo me. Interviene ora Martina Della Rocca. Il concetto di merito mi risulta spesso astratto, no? Quando si parla di merito di un docente, di un medico, di un dirigente, quali sono le qualità che si vanno a premiare? Tutti sappiamo che in una corsa vince sempre il più veloce, ma in un lavoro quali sono i parametri che si vogliono vedere e soprattutto come si procede in un concorso pubblico? Si premia chi ha tutte le qualità ma in valore medio, o qualche qualità conta più di un'altra? Insomma, dov'è il merito e a che cosa si dà merito? Ok, allora adesso è una domanda complessa. Per risponderti ti citerò un grande intellettuale del Novecento, che era un allenatore di calcio che si chiamava Bruno Pesaola, che quando gli facevano una domanda, il petisso, lui rispondeva sempre: che risposta vuoi? Era argentino. Para prensa o para amigos? Cioè, per la stampa o per gli amici? Com'è questo giocatore, petisso, para prensa o para amigos? Ma para prensa. Para prensa è un giocatore che può... E para amigos è una merda. Ok. Allora, qui c'è una risposta para prensa e una para amigos. Io ti dico come para prensa, però come lavoro io. Io appunto mi capita di fare squadre di lavoro, perché è una delle cose che mi diverte di più. Anche in questo programma che abbiamo fatto partire adesso, ovviamente abbiamo dovuto scegliere la redazione, quindi la cosa che mi piace fare è quella di comportarmi come se non fossimo in Italia, cioè mi faccio mandare i curriculum, guardo nel curriculum quali sono le eventuali competenze, faccio un colloquio, cerco di capire se la persona che ho di fronte è vagamente interessata al tipo di programma che racconto, quindi praticamente mi faccio fare un colloquio mentre faccio un colloquio, perché di fatto dobbiamo piacerci entrambi, e poi, valutate le persone che ho potuto incontrare, faccio la squadra. Devo dire che non ho mai avuto grandi delusioni da questo punto di vista, ogni tanto ovviamente sbaglio anch'io, però ho sempre rifiutato, ed è una cosa che mi piace molto, il tipo di pressioni invece che para amigos in questo paese sono la norma, perché purtroppo se fossimo in Svezia ti direi che la consapevolezza dell'obiettivo, l'adesione al progetto, quindi sei anche tu che devi capire se il tuo interlocutore ti merita, non è solo il tuo merito, è assolutamente reciproco, vicendevole, e l'onestà intellettuale, quindi cercare di proporsi per una candidatura qualunque volendola davvero fare, sono le prime cose che perlomeno io noto quando ho qualcuno di fronte che devo selezionare, in qualche modo testare. Poi però purtroppo in Italia toccherebbe risponderti come rispose Berlusconi quella volta a quella giornalista del TG2, ed è fu una risposta che ancora mi fa venire i brividi da quando è sessista: si sposi uno che ha dei soldi, che era terrificante, e però purtroppo fotografava questo paese com'è.
E mi fa molto piacere che sia tu a fare questa domanda, cioè una donna, perché secondo me se c'è un deficit fondamentale in questo paese è appunto, come dimostra peraltro purtroppo anche questo tavolo, di presenze femminili. E in generale a tutti i livelli. Poi per fortuna, devo dire, le cose lentamente cambiano, soprattutto dove c'è reale mercato. Questa è la cosa curiosa, cioè laddove si aprono delle modalità di selezione del lavoro che non siano legate alle vecchie logiche nostre della raccomandazione, della conoscenza, del figlio di, eccetera, eccetera, qualcosa si muove. Per esempio in televisione, chiedo scusa se non sono molto accademico, mi piace più raccontare cose che riguardano la mia esperienza e forse possono essere più utili, in televisione c'è moltissima differenza tra la cosiddetta televisione generalista e invece la televisione più contemporanea, più moderna, che è quella dei programmi prodotti per il satellite o ancora più recentemente per i programmi prodotti per le varie piattaforme di distribuzione, Netflix, Amazon Prime, eccetera, eccetera. Perché mentre nella televisione generalista, ancora adesso, la maggioranza di quelli che fanno il mio mestiere, cioè gli autori, sono uomini, anche se noi siamo dinosauri un po' in via di estinzione, fortunatamente invece nella televisione più contemporanea la maggioranza delle autrici sono donne. E sono donne perché hanno fatto il salto, cominciando, come purtroppo spesso succede, dai lavori di produzione, che sono comunque interessanti ma sono meno creativi, hanno acquisito le esperienze, hanno fatto un percorso normale di crescita lavorativa, come se non fossimo in Italia. Quando vedo questo, sto diventando lungo, mi dicono una frase che peraltro chiudo così, però insomma c'è qualche barlume di speranza e probabilmente, anche se io sono un vecchio comunista, il mercato è quel barlume di speranza. Il compagno Moscato mi ha richiamato all'ordine. Interviene Alessandro Scatigna. Adesso sono risposte brevissime, sì e no. Quindi fatemi solo domande a cui io possa rispondere sì o no, al massimo forse. Buongiorno, volevamo sapere perché secondo lei in Italia il merito non viene valutato come in altri paesi europei. Perché siamo familisti. Perché siamo familisti, perché per noi la nostra famiglia di appartenenza, e purtroppo le famiglie sono anche quelle mafiose, più importanti di tutto il resto. Faccio un esempio velocissimo, l'altro giorno mi è capitato di fare un piccolo discorso sul 25 aprile e spiegavo che per me essere anti-italiano, che è una delle accuse che vengono fatte a chi per esempio se la prende col ventennio, con gli anni del fascismo, non essere anti-italiano ma vergognarsi della propria bandiera quando la tua bandiera è sporca di sangue. Io quando uno che fa parte della mia famiglia commette un errore o si macchia di un comportamento sbagliato, noi invece di, almeno tendo, non voglio dare di me un'immagine epica, anch'io a volte cado in questi riflessi condizionati, però diciamo che sarebbe opportuno incazzarsi il doppio se uno dei nostri commette qualcosa di grave e di sbagliato. Quindi tutto qua, siamo familisti. Forse mi è sfuggita prima la risposta para amigos alla domanda di prima. La risposta para amigos era che purtroppo siamo in Italia e non in Svezia, quindi teoricamente la risposta para amigos è quella di Berlusconi, però in realtà invece per fortuna qualche barlume di speranza c'è. Adesso ci sono due domande insieme, la prima di Emma Magli. Buongiorno. Buondì. Non valutare il merito per noi significa rubare il futuro ai giovani. Lei cosa ne pensa? E la seconda. Sentiamo la seconda. Di Alessia Saloni. E cosa possiamo fare noi giovani per sopperire al deficit di meritocrazia e di uguaglianza che esiste ancora in Italia oggi? Allora, sono due domande. Sì, in sequenza è anche qui è difficile dare una risposta. Anche qui la risposta para amigos sarebbe prendere il primo volo lontano da questo paese, ma mi rendo conto che rischierebbe di essere, però di essere un po' violenta. Vero è che la mia generazione, se voleva cercare di imporsi, trovare un ambiente più favorevole, facilmente prendeva un treno per Milano. Temo purtroppo che questo paese si possa cambiare e quindi soprattutto per quel che riguarda un minimo di attenzione più ai giovani, aprendosi a mondi in cui la meritocrazia è più di casa e poi tornare indietro e contaminare, perché al momento
la dico malissimo, ma uno guarda appunto questo governo e pensa che la meritocrazia non possa esistere, perché purtroppo non perché siano peggio degli italiani, perché li rappresentano perfettamente, e quindi questa sorta di lotteria che ha mandato al governo un gruppo di persone che non sa da che parte girarsi è lo specchio fedele del paese. L'unica cosa banale e ovvia è crescere anche dal punto di vista delle competenze, magari svilupparle anche fuori da questo paese e riportarle in Italia per migliorarlo. Non vedo altre strade realistiche. Ecco. La prossima domanda è di Gerardo Naldi. Buongiorno, le volevo domandare se è possibile che la crisi politica italiana sia collegata al deficit di meritocrazia. Come ho appena detto, sì, e come aggiungo è perché quelli che ci governano in questo momento, come è sempre stato, rappresentano lo specchio del paese. Tu sei giovanissimo, ti sei risparmiato la prima e la seconda repubblica, noi siamo alla terza direttamente, io più o meno le ho viste. La prima repubblica era la repubblica in cui rubavano ma coi guanti bianchi, in cui erano in qualche modo figli ancora della liberazione, quindi c'erano le buone maniere. C'è un poeta torinese che si chiama Guido Gozzano che parlava delle buone cose di pessimo gusto. Io sono a favore dell'ipocrisia, li preferivo, che almeno non si facevano beccare. La seconda repubblica ha aggiunto a questo lo champagne e quindi rubavano con un entusiasmo forsennato, e l'unico dato importante è che la gente li votava sapendo perfettamente che erano dei ladri, e successivamente la stessa gente li ha buttati giù dal piedistallo dissociandosi e vergognandosene. Credo che il deficit più importante sia quello di buona fede. Gli italiani, quando parlano di politica, pensano sempre che sia qualcosa di altro da loro. Invece, e mi duole doverlo dire, siamo un po' tutti Toninelli, e chi più e chi no, scusa, non volevo offenderti, Giampiero. E mi viene in mente la frase stracitata ai tempi di Berlusconi, di Giorgio Gaber, che diceva: io non temo Berlusconi in sé, io temo Berlusconi in me. E perché purtroppo ci rappresentano e quindi rappresentano un paese che è abituato ad andare avanti a spintoni, in cui la meritocrazia non esiste ma è sempre sopravanzata dalla raccomandazione, dall'amico di famiglia, eccetera eccetera. Quindi purtroppo ci somigliano. Grazie. La prossima domanda la fa Marco dell'Università di Bologna. Salve. Ha già in parte risposto alla domanda su classe politica eccetera, ma volevo chiederle, secondo lei non c'è mai stato veramente merito in questo paese, oppure è un cambiamento profondo nell'intendere il merito e la fluidità sociale, oppure è una fortunata congiunzione la classe politica che ci troviamo ora? Una sfortunata congiunzione. Fortunata per loro magari. Dipende dai punti di vista. No, io credo che noi siamo, mi spiace perché rispondo con un luogo comune, però è un po' vero. Io non credo alla retorica degli italiani brava gente, non è vero, abbiamo fatto più danni della grandine noi, lo dicevo l'altro giorno, quando si parla di foibe, per dirne una, è una ferita terribile, perché morirono nelle foibe migliaia di italiani. Un anno prima gli italiani in Slovenia avevano ucciso 7.000 civili sloveni, quindi sostanzialmente anche noi non siamo stati brava gente. L'unico momento in cui probabilmente questo è venuto meno è stato subito dopo la Seconda Guerra Mondiale. Dopo la Seconda Guerra Mondiale noi eravamo obbligati ad avere un minimo di coesione, anche proprio dall'opportunità, dal fatto che non ci si potesse più dichiarare quello che si era stati fino a poco tempo prima. C'è un problema però importante, che noi siamo un popolo che tende ad autoassolversi, e proprio la questione del fascismo su questo è centrale, perché mentre in Germania I tedeschi hanno fatto i conti con la loro storia, noi continuiamo a raccontarci invece che eravamo soltanto i camerieri di Hitler e che non abbiamo colpe e che tutto sommato siamo stati sempre brave persone. Subito la liberazione è il nostro unico mito fondante, non è un caso che lo seppelliamo di letame, e quello secondo me, uccidendo quello che è l'unico momento in cui come popolo abbiamo saputo reagire e ci siamo scostati da un signore che stava ammazzando 6 milioni di ebrei, uccidendo quel mito fondante noi siamo diventati questa arci italianità in cui ci beiamo, di cui siamo molto contenti, ma che poi ci fa avere rappresentanti che assolutamente ci rappresentano, ed è un peccato. La prossima domanda è di Agostino Gamberini.
che viene indicato dal compagno con... Perché devi deridere, Agostino? Perché persone intelligenti e colte credono alla propaganda contro i vaccini o negano i cambiamenti climatici e questi atteggiamenti appaiono poco correlati al loro grado di istruzione, dal momento che pare che poi i più colti siano anche i più radicali? È una bella domanda. E, diciamo che in realtà le persone colte e intelligenti non credono a queste bufale sostanzialmente, o se ci credono, ci credono perché sono in malafede. Nel senso che in questo periodo storico questi temi sono di grande attualità e quindi è facile che se tu vai fuori e urli che sei contro i vaccini ti diano una direzione di rete in Rai, quindi stai attento perché ci sono anche persone colte, ma questo insomma storicamente è sempre accaduto, che portano il loro cervello all'ammasso per trarne un vantaggio immediato e non per questo sono meno colpevoli. Un esempio classico: nell'Iraq di Saddam il suo attaché si chiamava Tariq Aziz ed era un cristiano, persona assolutamente da bene, che però contribuì a sostenere quel dittatore sanguinario. Quindi no, se sei colto e informato non, certe sciocchezze non puoi crederle realmente, non esiste. La prossima domanda la fa Sofia Farnè, che ovviamente è dall'altro capo della sala. Questo è... E secondo lei la diffidenza verso la tecnologia può dipendere solo dall'ignoranza? La diffidenza? Sì. Eh no, io credo proprio il contrario, credo che l'adesione a critica alla tecnologia sia legata all'ignoranza, cioè la mia generazione diceva l'ho visto al telegiornale, questa generazione dice l'ho letto su Facebook, o l'ho letto su Instagram, o l'ho letto da qualche altra parte, quindi la tecnologia, l'adesione a critica alla tecnologia è il vero problema, non il contrario, temo. Abbiamo altre due domande insieme, la prima la fa Francesco Savoy Colombis. Buongiorno. Riguardo al deficit di meritocrazia, è la scuola di oggi che rispecchia la società o viceversa? Mentre la seconda la fa Daria Broccadello. Ci sono delle strategie che lei pensa possono essere più utili per far fronte a questi problemi? Quali? Quelli del deficit di meritocrazia e che la scuola rispecchia la società di oggi. Ok, perfetto. No, chiedo scusa perché la prima domanda me la sono già dimenticata. Ah, la scuola, sì, no, questo è importante. Allora, la scuola, che Dio ce la protegga. Io credo che non vi rendiate conto. No, ma... È una banalità, chiedo scusa, sembra incredibile guardandomi in faccia, ma anch'io ho avuto la vostra età e come tutti alla vostra età sarei entrato con un pacchetto di petardi mettendolo sotto la scrivania del professore che odiavo di più, cioè quasi tutti, l'ho fatto peraltro e mi hanno anche beccato, però detto questo, adesso che la vedo con un filo di distacco, io se vorrei comprare una bomboletta e scrivere sui muri Dio salvi la scuola pubblica italiana, perché... è l'ultimo baluardo, i professori sono in prima linea a tentare di mantenere il decoro di una professione che proprio come la mia ha avuto un crollo verticale che tra l'altro deriva anche dal fatto che sono sottopagati, perché quando tu non investi sulla cultura, quando tu non investi sulla formazione, quando tu non investi su chi lo fa, stai dicendo a chi gli siede davanti guardate che lui conta poco, è una persona che... Poi ci credo che il modello diventa Costantino Lagherardesca, che peraltro saluto perché ci guarda sempre. Però detto questo, la scuola è sostanziale, la scuola è l'unico posto in cui ancora un po' di meritocrazia c'è, la scuola è l'unico posto in cui noi italiani, che siamo restii a qualunque tipo di autorevolezza, non di autorità, impariamo che c'è qualcuno da cui possiamo assumere qualche informazione che ci è utile, che ci porteremo avanti anche se nel momento ci sembra totalmente, totalmente inutile. È forse l'ultimo baluardo rimasto in cui il figlio dell'operaio e il figlio del professionista sono uguali. Tanti anni fa Berlusconi in conferenza stampa con Prodi disse appunto qui si vuole che il figlio dell'operaio abbia le stesse possibilità del figlio dell'imprenditore. Eh sì,
è una cosa che è scritta in Costituzione, che è fondamentale, che è mantenere. E la scuola è l'unico posto oggi in cui ve la cavate con le vostre armi di fronte a un professore che vi giudica per quello che siete e prova a darvi una mano. Quindi Dio salvaguardi la scuola pubblica, perché io quando sento parlare di scuole paritarie, anche lì quando gli aggettivi vengono usati un po' ad minchiam per nascondere, c'è sempre qualcosa di scuole private, non c'è niente di male, sono private, una è pubblica, l'altra è privata, chiamiamo le cose con il loro nome. Io voglio bene le scuole private, ma l'unico posto in Italia in cui c'è ancora un po' di meritocrazia, in cui viene salvaguardata la meritocrazia, è la scuola pubblica. E quindi vogliate bene i vostri professori, non fischiatemi se parlo bene dei vostri professori. Interviene adesso Nicola Meola, che ovviamente è qui, certo. Lei ha cominciato questa mattinata e pesava 80 kg e li ha persi correndo. Quindi. Perché le persone danno credito a individui che fanno propaganda antiscientifica quando le argomentazioni contro le loro sono tante e inattaccabili? Per il motivo che ti ho detto prima, perché ci piace credere ai complotti, ci piace credere che ci sia sempre qualcosa di nascosto, ci piace credere che ci nascondono qualcosa quando molto spesso siamo noi che non siamo capaci di trovarlo. È tipico dell'animo umano ed è piuttosto divertente vedere quando i complottisti poi si ritrovano di fronte alla realtà, perché il crollo è verticale. Io nel programma che stiamo facendo con Geppi, la settimana scorsa ho ospitato un dibattito tra un terrapiattista e un terratondista, è un programma comico, non l'avrei mai fatto in un programma giornalistico naturalmente, il match purtroppo poi non è andato in onda, l'abbiamo tagliato, ma forse lo recupereremo. Era molto squilibrato ma divertente, perché quando abbiamo chiesto al terrapiattista di dimostrarci che la Terra era piatta, ha parlato per circa 3 minuti rifacendosi a complotti di vario genere. Poi abbiamo dato la risposta al terratondista, quindi la domanda era come fa a dire che la Terra è rotonda? La risposta è stata: si vede dal satellite. Fine del dibattito. E quindi in quel caso, diciamo, è stato piuttosto facile. Però in generale è quello, ci fa sentire intelligenti pensare di arrivare a qualcosa che gli altri non sanno, che gli altri non conoscono, mentre normalmente chi ti dice, chi ti scrive questo non te lo vogliono far sapere, è un cretino pericoloso. Quindi lì si chiama clickbaiting, quando le cose sono scritte in maiuscolo e si adombra un qualche complotto, basta cambiare, andare da qualche altra parte. Sì. Interviene Chiara di Scienze della Comunicazione. Buongiorno. Buongiorno. Uno studio pubblicato sul Croatian Medical Journal nel 2016 evidenzia come chi si oppone ai vaccini talvolta specula sulle credenze religiose, trasformando un problema di natura fondamentalmente medica in un argomento di discussione tra credenti, insinuando per esempio che numerosi vaccini siano creati utilizzando cellule provenienti da feti abortiti. Come può la ricerca scientifica, a suo parere, vincere questa battaglia contro appunto i movimenti antiscientifici che fanno leva sulle più basse emozioni umane? E come fare a riconoscere delle fake news in argomenti così tecnici e complessi? Allora, la prima domanda purtroppo la fai alla persona sbagliata. Io sono ateo, quindi la mia risposta diretta sarebbe abolendo le religioni, però siccome non sono John Lennon, sono poco credibile quando lo dico. È evidente che i vaccinisti sono dei tifosi, gli antivaccinisti, e quindi c'è un inevitabile approccio fideistico, e quindi assomiglia a una religione, non c'è dimostrazione possibile, e come diceva un noto comico americano, insomma è un po' come la religione cattolica, che è riuscita davvero a farci credere che esiste un signore invisibile che sta là in alto, ha una lista di 10 cose che non vuole che noi facciamo, ci controlla tutto il giorno, e se ne facciamo una sola soltanto ci manda in un posto in cui bruceremo per il resto dei nostri giorni, ma ci ama. Ora è chiaro che se uno crede a una cosa di questo, io per carità, io ho massimo rispetto per chi crede, io non credo, e quindi temo purtroppo che trattandosi di due fedi sia sostanzialmente imbattibile e non è in alcun modo contrastabile. L'altra domanda invece, perdonami, riguardo alle fake news, è quello che dicevo prima, poi tu studi comunicazione, incrociare le fonti e cercare di scegliere quelle più affidabili, più autorevoli. Diciamo che una fonte scientifica e il sito di Libero non hanno la stessa valenza, con tutto il rispetto che non ho naturalmente per Libero.
Interviene adesso Corrado Beghelli. È spento. È un complotto delle scie chimiche, purtroppo. Non... Come mai la gente tende a credere di più ai complottisti piuttosto che a gente competente come scienziati e ricercatori che comunque dispongono di curriculum del tutto rispettabili e validi? Non ho sentito l'inizio della domanda. Come mai la gente tende a credere di più ai complottisti piuttosto alla gente qualificata, esperta nel settore? Per due motivi. Uno è quello che dicevo, cioè il complotto ti fa sentire più intelligente. L'altro dato invece è che ci sono figure professionali tipo la mia che in questo momento sono molto screditate. E come dicevo all'inizio, questo però ha un fine preciso che poi toglie libertà a tutti, e cioè chi vuole disintermediare, chi vuole saltare la mediazione, chi vuole saltare i media, di solito vuole fare propaganda, vuole fare pubblicità. Quindi c'è un interesse molto banale, che spesso è un interesse per avere più click, più pubblicità, eccetera, eccetera, e in altri casi invece è un interesse politico, cioè serve a manipolare le coscienze. Quindi da una parte appunto la volontà del singolo di sentirsi più intelligente, dall'altra qualcuno che lucra, sia o in termini politici o in termini economici. Un secondo, c'è un intervento da parte della docente. Sì. Per curiosità, mi è venuto in mente, secondo me la teoria del complotto poi è anche favorita dalla velocità, cioè nel senso più facile, cioè per seguire un concetto, per verificare veramente se una notizia è vera, se c'è un fondamento, ci vuole tempo. Quindi io non riesco, nello spazio che ho da dedicare a interessarmi dei vaccini, 5 minuti, teoria del complotto. No, ma già fatto. Io spero molto nei giovani, perché i giovani... Allora mi chiedevo proprio il tempo come incide. No, dico, a differenza nostra, i giovani hanno una fruizione soprattutto anche dell'intrattenimento, tra virgolette, che non è più come era ai nostri tempi orizzontale, è verticale. Cioè, credo che qua nessuno aspetti che un programma vada in onda a una certa ora, non è possibile. Se lo va a scegliere, va su Netflix, va su... le varie piattaforme di streaming, eccetera, eccetera. La stessa cosa vale per le notizie. Cioè noi, la nostra generazione, è abituata a subirla. Ancora adesso i partiti politici come primo obiettivo hanno quello di mettere le mani sui telegiornali, perché quella è un'informazione subita. E il televisore è un elettrodomestico, rimane acceso, qualunque cosa vada in onda in qualche modo viene percepita e fatta propria. Per fortuna i giovani se le vanno a cercare le notizie, o almeno buona parte dei giovani se le vanno a cercare, quindi comunque hanno un flusso più ampio, e quindi probabilmente loro sono la nostra salvezza, perché incroceranno molto più di quello che facciamo noi o di quello che fa la gente, che poi va a cercare in rete quello che ha recepito dalla televisione in modo acritico e impersonale. Televisione che negli anni, purtroppo, la RAI, questi programmi di pseudo inchieste, eccetera, eccetera, è molto peggiorata, e quindi per fare un po' di ascolto, perché ha bisogno di un riscontro commerciale, manda in onda cose spesso non verificate. La prossima domanda la fa Camilla Mattioli. Buongiorno. Le volevo chiedere, partendo dal presupposto che non siamo tutti uguali, secondo lei è possibile trovare un punto di equilibrio tra merito barra meritocrazia? Non ho sentito la premessa, ti chiedo scusa. Cioè, partendo dal presupposto per quanto riguarda la meritocrazia, sì, che non siamo tutti uguali. Certo. Secondo lei è possibile trovare un punto di equilibrio tra meritocrazia e uguaglianza? Beh, l'uguaglianza attiene ai diritti civili fondamentali, quindi per esempio riguarda, non so, il diritto di voto, per dirne uno. Quello, su quello ovviamente siamo uguali, anche se ogni tanto io ho dei dubbi, no? E questo è, anche se, come immagino conoscerai, la citazione di Winston Churchill, che diceva: la democrazia è il peggiore dei sistemi possibili, a parte tutti gli altri. Quindi è inevitabile che il mio voto valga, o il tuo, come quello di uno che crede alle scie chimiche, ai vaccini che provocano l'autismo, eccetera, eccetera, e non può che essere così. Quella è l'uguaglianza, tiene i diritti civili. Dopodiché, a me avrebbe fatto molto piacere una vittoria del comunismo, non è successo, e quindi viviamo in una situazione in cui teoricamente dovrebbe esserci un capitalismo realizzato, per cui la competizione è tollerata, e anzi è un obiettivo che poi porta a selezionare i migliori.
Tutto questo negli Stati Uniti, in Svezia e in Norvegia. In Italia invece purtroppo non accade, normalmente seleziona l'amico del vicino di banco. Infatti ho appena chiesto a Gian Piero se assume mio figlio all'ANSA. Questo non è vero. Ovviamente gli ho detto di sì, è mio amico. Certo. E intervengo perché mi ronza da quando hai dato quella risposta sulle prima, seconda e terza repubbliche. E quando hai fatto la difesa della scuola mi hai dato lo stimolo per intervenire. Secondo me la scuola è il baluardo su cui si può costruire la speranza di un mondo migliore, attraverso la formazione delle persone che si crea un'opinione pubblica adeguata al fatto che siamo tutti esseri politici viventi. E quando hai dato la risposta, è vero che nella prima repubblica si rubava con i guanti bianchi, nella seconda repubblica con lo champagne, nella terza con l'incompetenza. Ma è anche vero che l'Italia è un sistema che, nonostante un marciume molto diffuso, continua ad essere una grande potenza che continua a produrre delle eccellenze. Io credo che questo sia possibile perché esiste ancora una buona politica. Credo che su questo si possa... cioè, che è molto più difficile fare politica in una politica marcia, ma che la gran parte della classe politica italiana sia superiore all'immagine che ne ha adesso. Guarda, ti chiedo un pensiero. Io credo che in realtà molto spesso la classe politica paradossalmente locale sia meglio della classe politica nazionale, perché ormai ci siamo abituati a votare per le politiche come una volta si votava per le europee, cioè il voto di rappresentanza, il voto di testimonianza. Infatti non a caso le europee sono le uniche elezioni in cui ai tempi della Prima Repubblica l'allora Partito Comunista Italiano, era anche appena morto Enrico Berlinguer, quindi questo aumentò i voti, ma insomma superò la Democrazia Cristiana che invece aveva governato per tutti i 30 anni precedenti. Quindi adesso il voto alle politiche è diventato un voto di tifoseria, e che tra l'altro ha dei cascami ogni tanto anche a livello locale. Adesso io non faccio un esempio, che è la città di Torino. La città di Torino in questi anni ha avuto una sorta di rinascimento grazie soprattutto alle Olimpiadi del 2006, che hanno portato molto denaro e così via. Era diventata uno dei centri focali della cultura di questo paese. Il sindaco non è che fosse, diciamo, un fulmine di guerra, però in un mondo normale chi ha amministrato bene viene rivotato, e invece è stata eletta una sindaca, diciamo, dell'antipolitica, tra virgolette, senza una ragione al mondo, perché in questo momento il corpo elettorale, tra virgolette, vota con la pancia, vota moltissimo con la pancia. Quindi è vero, onore al merito anche ai quattro amministratori locali, che però, non voglio fare il pessimista, ma perderanno tutte le prossime elezioni, anche se hanno governato bene o anche dove hanno governato bene. Anche perché poi ogni tanto li fanno cadere direttamente i loro, come è successo a Roma, dove il Partito Democratico ha gambizzato il proprio sindaco e ha regalato a quella città Virginia Raggi. Quindi chiedo scusa per l'intermezzo elettorale e politico. Interviene adesso Eleonora Perini. No. Buongiorno. Come si fa a parlare di merito in una società in cui i punti di partenza sono già diseguali prima della nascita? Dobbiamo parlarne, perché così magari facciamo in modo che le condizioni cambino. Prima parlavo appunto della condizione, non so se hai visto questo bel video che girava recentemente anche sui social, appunto, che riguardava le donne e la condizione di partenza nel lavoro delle donne. Ed era, immaginava una gara di 100 metri, quindi di atletica leggera, e con donne e uomini che erano allineati sulla linea di partenza, e c'era una serie di domande in sequenza, quindi chi di voi rischia di essere cacciato dal lavoro se rimane incinta, chi di voi prende meno soldi del proprio compagno di lavoro essendo donna perché uomo, insomma, faccio un passo avanti, faccio un passo indietro a seconda delle condizioni. Alla fine i 10 uomini erano davanti e le donne erano tutte indietro. Probabilmente dobbiamo continuare a combattere chi può farlo anche proprio materialmente, soprattutto in questo caso, che è un caso che mi sta molto a cuore, per ristabilire un minimo di equità competitiva anche e soprattutto di genere. Cioè, partiamo dalle basi. L'equità di genere, il fatto che per esempio le donne possano essere pagate come gli uomini, cosa che non succede in questo paese perché c'è una differenza di stipendio media paradossalmente più alta se le donne sono laureate, cioè il gap è di circa il 10% in generale, se c'è una laurea di mezzo le donne prendono il 23% in meno degli uomini, è una cosa surreale.
probabilmente serve proprio un patto culturale e un comportamento fattuale di ognuno di noi nella vita di tutti i giorni, perché io ormai sono convinto a proposito di politica che l'unico atto politico che ormai ci è rimasto è il nostro comportamento singolo. Avere dei comportamenti coerenti con quello che pensiamo sia il nostro credo, che in questo caso è quello dell'uguaglianza competitiva, quindi il nostro comportamento. È il turno della domanda di Davide Di Noi. Io so già che una domanda è molto simile alla ragazza che ha parlato prima. Ah, ma io do la stessa risposta. No, scherzo. Però le vorrei chiedere, si parla sempre di un'Italia che ha un deficit di meritocrazia, ma molto poco delle disparità sociali che ancora esistono nel nostro paese. Secondo lei qual è il problema più urgente? La mancanza di merito o il deficit di uguaglianza che rende più meritevoli coloro che hanno avuto più opportunità? Allora, no, in realtà la domanda è simile, ma mi dai l'occasione per dire un'altra cosa a cui tengo abbastanza. Cioè, io prima scherzavo dicendo mi sarebbe piaciuto un sistema comunista, ovviamente no, adesso però le guardie rosse vi accompagneranno all'uscita. No, detto questo, però, se c'è una cosa interessante nel pensiero di Marx, chiedo scusa se cito, che era un noto comico dei primi del Novecento, era la divisione in classi, no? E la consapevolezza della classe sociale di appartenenza è quello che si è un po' perso e che invece, insomma, se ci fosse ancora probabilmente farebbe meno danni, perché darebbe anche plasticamente l'immagine dell'ascensore sociale, cioè il cambio di classe, che è esattamente ciò a cui anche le figure che vengono da quello che una volta si chiamava proletariato possono e devono aspirare. Perché dico questo? Perché se non c'è coscienza di classe, appunto, noi cominciamo a scambiare quelli che sono i nostri diritti come se fossero invece dei privilegi, e li contrattiamo singolarmente. Nel momento in cui li contrattiamo singolarmente non abbiamo nessun potere contrattuale. Un altro degli organismi più screditati in questo momento storico, insieme ai giornalisti, sono i sindacati. I sindacati sono una figura che ormai viene considerata così con disprezzo da chiunque lavori, perché non sono stati capaci di adeguarsi alla società che cambiava, no? Cioè, tra un metalmeccanico del 1960 e un rider che prende 5 euro all'ora se gli danno, è difficile in qualche modo riposizionarsi. Però è vero che nel momento in cui tu vai a contrattare da solo, perdi, perché ci hanno dato un modello sociale che è un modello sociale falso. Noi siamo diventati, voi non avete vissuto questo momento, ma adesso siamo abituati agli sbarchi dall'Africa. Per un lungo periodo ci sono stati gli sbarchi dall'Albania e gli albanesi dicevano: noi venivamo in Italia perché guardavamo la vostra televisione e credevamo che il mondo fosse fatto di Pippo Baudo, dopodiché invece arrivavano qua e purtroppo c'era davvero Pippo Baudo. Questo è il dramma vero. No, al di là di questo, però, era chiaramente un mondo di lustrini, un mondo finto, un mondo derivante dalla pubblicità a cui loro aspiravano. Adesso sto facendo sociologia un tanto al chilo, però noi siamo diventati quello, cioè aspiriamo a un mondo in cui il modello culturale che ci è imposto è un modello di successo drogato, per cui dobbiamo affermarci singolarmente e quindi non siamo più capaci di rivendicare i nostri diritti. Nel momento in cui avremo coscienza di classe vecchia, ma coscienza del gruppo sociale a cui apparteniamo, reclameremo i nostri diritti insieme, forse qualcosa potrebbe cominciare a cambiare. La prossima domanda è di Patrick Rubini. Okay. No, perché si è alzata una signora, quindi lei è rimasta, cioè, la professoressa di prima. Sì, sì. Il sentirsi discriminati senza un futuro sembra stia spaccando le nostre società democratiche. Cosa ne pensa? Il sentirsi discriminati e senza un futuro. E sta spaccando. Sì, è vero. Penso però appunto che voi abbiate le chiavi, in realtà. Cioè, penso che siate voi a dover contaminare meglio noi, che siamo dei vecchi arnesi. E penso però che il sentirsi discriminati si diventa, come succede spesso appunto sui social, sul web, soltanto un coacervo di rivendicazioni, il crogiolarsi nelle proprie reali difficoltà sia la strada migliore per continuare a non contare niente. Quindi ciò che dicevo adesso, cioè unire le proprie debolezze, probabilmente è ciò che potrebbe portare un minimo di rinascimento morale. Chiedo scusa se dico cose un po' retoriche, però è quello che penso. Interviene Martina Della Rocca.
E in questo periodo stanno scrivendo e parlando che questa è l'epoca della mediocrazia e che i mediocri stanno prendendo il potere e, diciamo, ci stanno costringendo oppure spingendo ad essere come loro. Lei è, afferma anche lei questo o no? Pensavo che la domanda fosse: lei è un mediocre? Io avrei risposto sì, in molte cose sì, quindi potevamo concluderla così. No, è assolutamente così, ma diciamo che in questo abbiamo proprio un esempio palmare, no? Gigi Proietti, che è un attore di teatro, dava una definizione molto bella del teatro. Il teatro è interessante perché c'è un signore su un palco che fa finta di essere quello che non è e della gente in platea che fa finta di credere a uno che fa finta di essere quello che non è, quindi sono due bugie una di fianco all'altra. Ed è esattamente quello che ci sta succedendo con il nostro Presidente del Consiglio, cioè è un grande gioco di ruolo in cui noi facciamo finta di credere che Giuseppe Conte sia davvero il Presidente del Consiglio. Non lo è, naturalmente, è un signore che sta agli ordini dei due vicepresidenti del Consiglio, uno è quello che fa i selfie con la Nutella e l'altro è quello che ha grossi problemi a coniugare i periodi ipotetici, e decidono loro sostanzialmente. Quindi è esattamente l'esaltazione della mediocrità e purtroppo anche, non voglio, è uno svuotamento della democrazia, perché se uno così diventa Presidente del Consiglio e per noi è normale, c'è qualcosa che non funziona, e la cosa più sconcertante è che tutto questo viene fatto in nome del popolo. Cioè si dice che il popolo ha voluto questo. Io vorrei conoscere uno del popolo che voleva un avvocato improvvisato e che fatica molto spesso anche ad esprimersi in un italiano corrente a decidere le sorti del paese. Va bene che è decorativo, lo mandano in giro, incontra persone, stringe mani, non ha un ruolo preciso, però è esattamente l'emblema di questa mediocrazia, insomma quella roba lì che dicevi tu, che purtroppo ci ha presi, che purtroppo forse ci rappresenta. Prossima domanda la fa Elena Pancadi. Che viene, questa fila, quando qualcuno deve parlare, lo deride, è una cosa che io... Perché dovete... Elena, non preoccuparti. Quale sarebbe il prezzo da pagare per un'ipotetica società meritocratica a tutti gli effetti? È rinunciare ai nostri familismi, rinunciare ai nostri privilegi, rinunciare alla... Questo però vale un po' in tutto, non soltanto quando siamo noi dall'altra parte dobbiamo avere un piccolo vantaggio. Rinunciare a quest'idea che l'unica comunità di cui ci sentiamo di far parte è la nostra o al massimo la nostra famiglia. Applicare delle regole meritocratiche nella vita di tutti i giorni, non avere una doppia morale. Prima io parlavo delle tasse, no? Ecco, quello è un tasto su cui io batto molto, perché un'altra caratteristica nostra è che i colpevoli sono sempre gli altri. Ti faccio un esempio pratico. Si divide tra grande evasione e piccola evasione. No? È una frase che si sente spesso. No, ma noi vogliamo coprire la grande evasione, perché la piccola è l'evasione di sopravvivenza. A volte l'evasione di sopravvivenza è di quelli che le tasse non le hanno pagate per tanti anni e adesso magari perché il giro d'affari si è contratto non hanno più soldi per fare un mese di vacanze all'estero e fanno soltanto 15 giorni, perché il concetto di sopravvivenza è un po' ampio. Ma perché viene introdotto questo tipo di concetto? Perché il politico medio, quando ti parla, ti dice: oh, regole per tutti, non sto parlando per te, tranquilla. Che è lo stesso meccanismo che viene utilizzato, per esempio, per trovare nuovi nemici nei migranti. Perché, per dirne una, i migranti sono l'obiettivo facile, perché qualunque deriva anche cripto-autoritaria ha bisogno di un nemico, e quindi quello che diciamo è: le regole, disciplina, ordine, rapporto ferro, regole da rispettare per loro. Lo vedi quando c'è uno stupro. Quando c'è uno stupro, se il colpevole è un migrante, allora bisogna castrarli chimicamente e rimandarli tutti a casa loro. Quando è un italiano, facilmente si dice: ma forse lei ha provocato, se l'è un po' cercata. E questo è un pochino il problema. Dovremmo cominciare a smettere di ragionare per meccanismi indotti, e questo è uno di quelli, non farci distrarre. Ecco. Prossima domanda è di Deborah dell'Università di Bologna. Salve. Buongiorno. Allora, l'Italia è fra i paesi con il minor numero di ricercatori. Come si può sensibilizzare la società a riguardo, dato che più scoperte e quindi brevetti influenzerebbero molto positivamente il PIL? Ci tengo a sottolineare che questa riflessione l'ho tratta dalla lettura del libro di Piero Angela, A cosa serve la politica. E quindi ti sei già risposta, sostanzialmente.
servono più Piero Angela, servirebbe che Piero Angela invece di essere dov'è magari fosse ministro di qualcosa, servirebbe che chi ha delle competenze fosse al governo, servirebbe che venissero un po' ridefiniti i punti cardinali dell'azione di governo, perché da qualche anno in qua i punti cardinali dell'azione di governo sono la ricerca del consenso immediato. Prima la professoressa diceva che la velocità è il nostro nemico, ed è verissimo, perché adesso da diverso tempo in qua, diciamo da Berlusconi in poi, non si cerca più un consenso sulle prossime elezioni ma sul prossimo tweet, e probabilmente questi sono temi che non danno consenso al prossimo tweet. Qualcuno diceva, e qualcuno credo fosse Alcide De Gasperi, che la differenza tra un politico e uno statista è che il politico pensa alle prossime elezioni e lo statista pensa alle proprie generazioni. I politici di adesso pensano al prossimo tweet, questo è un po' il problema. Quindi bisogna prendere questa classe dirigente e, per usare un alato giro di parole, sostituirla completamente e prendere un filo a calci in culo, e mi scuso per la parola calci. La prossima domanda la fa il professor Donati, nonché presidente delle biblioteche, che non è purtroppo riuscito a venire, quindi la porta a Giacomo dell'Università di Bologna. Sì, la porto io, proprio lo spirito di Donati, che voleva... Che aleggia, sì, proprio. Sì, proprio lo sento. Il quesito che voleva porle riguarda come si influenzano la perdita di autorevolezza e la perdita di autorità, spesso fenomeni che vanno o in una direzione o anche nell'altra, ma nello specifico come il web, come la rete, i social fungono da livella in questo processo, com'è che questi interagiscono con il fenomeno autorevolezza e autorità? Sono due cose diverse, ovviamente, e io non sono affatto contrario al fatto che, per esempio, i giornali e i giornalisti perdano autorità. Nel senso che, anzi, uno dei problemi di questo paese è che in Italia non esistono i famosi editori puri, no? Non ci sono editori che vendano solo giornali, hanno tutti altri interessi. Quindi, ovviamente, quando vanno a parlare fatalmente degli interessi di cui si occupano, avranno un approccio non necessariamente connotato da falsità. Insomma, ecco, banalmente, l'editore di Repubblica, tra le varie cose, è la Fiat. Se io domani dovessi scrivere che la Fiat Idea dovrebbe essere considerato un crimine del dopoguerra, io posso anche scriverlo, non so se me lo pubblichino. Però, detto questo, l'autorità, il fatto che ci sia una diffusione delle fonti di informazione è assolutamente positivo, secondo me, ed è anche vero, per fortuna, che in rete ci sono esempi di buona informazione, penso al Post, penso a Internazionale che avete avuto qua, penso insomma a una serie di testate che hanno una qualità. L'autorevolezza, invece, la perdita di autorevolezza deriva da una parte dagli errori dell'informazione italiana, dall'assenza di editori puri, però dall'altra proprio da una sistematica volontà di distruggere i media. Ci sono partiti che hanno questo come loro obiettivo, e tra l'altro è assolutamente trasversale, perché i primi a attaccare e a inserire il concetto di disintermediazione sono stati 5 Stelle, Casaleggio lo teorizzava, Salvini agisce allo stesso modo, ma lo stesso Matteo Renzi del PD aveva un'insofferenza a qualunque tipo di critica o qualunque tipo di articolo non elogiativo nei suoi confronti, che era esattamente uguale agli altri. Su questo si sono totalmente parificati, c'è una sorta di livella. È un problema importante, perché la perdita di autorevolezza dell'informazione fa sì che poi la gente si abbeveri più facilmente a quelle che sono altre fonti, che sono fonti inquinate. Ecco. Adesso c'è una domanda di Federica dell'Università. Chiedo scusa, mi è venuto, diciamo, spontaneo chiederle: ha mai pensato di candidarsi alle nazionali? Io? Sì. No, per due motivi. Uno, perché quando si candidò Grillo, io scrissi: abbiamo avuto 10 anni di Berlusconi, basta comici al governo. Quindi e facendo io satira sarei l'ennesimo comico in qualche modo che va al governo. Due, perché più banalmente, ma questo mi rendo conto è un chi se ne frega mondiale, quindi la tengo dritta, io in questo momento non sono rappresentato da nessuno, quindi non ho un partito di riferimento. E la cosa che mi diverte è che quando scrivo cose politiche sui social, sono abbastanza attivo, normalmente quelli del PD dicono che sono di 5 Stelle, quelli di 5 Stelle dicono che sono del PD o viceversa, e io sono abbastanza felice, perché vuol dire che non si capisce esattamente come la penso, o si capisce fin troppo bene. In questo momento non c'è un partito, avevo un'area di riferimento, è entrato Renzi e ha venduto i mobili, e quindi non, da quel momento in poi non avrei una casa, non saprei con chi candidarmi. Quindi e men che meno
Come? Iniziare, per esempio, come ha fatto il Movimento 5 Stelle, che mi sembra di capire non si possa definire. No, francamente no. Io sarei molto felice se ci fossero di nuovo i partiti. In tutta Europa i partiti si chiamano come si chiamavano 30 anni fa. In Spagna ha appena vinto il Partito Socialista, perché da noi è una cosa, un dinosauro. Ecco, in Francia, vabbè, c'è Marsh, ma insomma, comunque, in Gran Bretagna ci sono ancora i laburisti e i conservatori, come 30 anni fa. Solo noi abbiamo partiti che cambiano nome, simbolo in continuazione, non riesci più neanche... Vai per votarli, si sposta il simbolo sulla scheda, non riesci a fare la croce sopra. Quindi io sarei tanto tanto contento che tornassero i bei partiti di una volta. In questo sono molto retrogrado e mi piacerebbe rivotare un partito che non un partito comunista, per carità, insomma qualcosa che sia vagamente di sinistra. Socialdemocratico, sì, voglio essere il Saragat a ragù. L'ultima domanda in programma la porta Eleonora dell'Università di Bologna. Buongiorno. Io Buongiorno. Immagino che le sia capitato che qualcuno abbia preso sul serio una sua battuta o una sua notizia bufala per vero. Quindi le chiedevo magari qualche aneddoto divertente su questo. Dio, divertente non lo so. Una volta ho combinato un discreto casino, per usare appunto un eloquio raffinato, perché... c'era una foto di Magic Johnson, un cestista, e di Denzel Washington, un attore, che erano venuti a fare shopping a Forte dei Marmi, erano in Italia, e sono due signori di colore entrambi, ed erano seduti su una panchina con delle borse, lo shopping, ho scritto Prada e così via. E quindi per prendere in giro tutta questa pletora di gentaglia su internet che sfotteva Laura Boldrini, le risorse della Boldrini, questi extracomunitari che vengono a portarci via il lavoro, i 35 euro al giorno regalati agli immigrati, tutte cose non vere peraltro, allora feci un meme scrivendo risorse della Boldrini vengono a fare shopping da Prada con i 35 euro dati dallo Stato. E questa cosa, questa non è quasi la parte divertente, perché la parte successiva è che Nina Moric, che è una soubrette che si è scoperto in quel momento, io ho scoperto in quel momento, è legata a Casa Pound, che siamo alla follia più totale, che per chi non lo sa è un movimento di teste, è un movimento di estrema destra, e Nina Moric riprende questa battuta e parte un pieno a livello internazionale, perché qualcuno l'aveva preso sul serio e quindi i giornali di tutto il mondo, compreso il Guardian, il Times, eccetera, eccetera, scrissero: in Italia credono che Magic Johnson e Denzel Washington siano due extracomunitari che prendono i soldi della Boldrini. Quindi, tra l'altro, qui si entra in un altro tema, che è quello del diritto d'autore sulle battute. Fui costretto a dire a Nina Moric che mi aveva copiato la battuta, è una cosa di cui mi vergogno ancora adesso, e partì, diciamo, un momento piuttosto curioso. In generale, il mondo alla Lercio, diciamo, che adesso è il marchio, ma è una cosa che esiste da parecchio tempo. Io quando lavoravo a Cuore, insomma, noi facevamo titoli di notizie fake inventate per portare un sorriso, molto spesso purtroppo è superato a destra dalla realtà, quindi è più facile cadere in tentazione o in errore, perché quando tu hai un ministro della Repubblica che parla di un tunnel del Brennero che non è mai esistito ed è il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, quindi dovrebbe saperlo, o quando hai un altro che crede che Matera sia in Puglia e così via, è evidente che il lavoro di chi come noi fa satira è molto più complicato. Però insomma ci divertiamo quando finì Andreotti, quindi parliamo di una trentina di anni fa, ci dissero: come farete adesso che non c'è più Andreotti a fare le battute? Arrivò Berlusconi. Finito Berlusconi è arrivato Grillo, che all'inizio faceva le battute, poi è diventato oggetto di battute, e poi adesso abbiamo questi. Una domanda che non ho mai fatto, ma ti rispondo lo stesso, è: la satira può spostare qualcosa? La risposta è no, la satira quasi mai non sposta voti. È successo solo due volte che l'interazione abbia portato qualcosa. Una è quando il sindaco di Milano, allora candidato sindaco, Pisapia, alla fine di un dibattito con Letizia Moratti, che era l'altra candidata sindaco, si vide accusare di aver rubato un'auto, e non era vero,
E da quel momento sui social partì una campagna a favore di Pisapia, in cui Pisapia veniva accusato delle peggiori nefandezze combattute, tipo, non so, Pisapia prende le patatine nelle corsie dei supermercati, le sbriciola e le rimette dentro. E questo portò talmente tanta simpatia nei suoi confronti, che fino a quel momento veniva visto invece come una sorta di pericoloso rottame comunista, che gli fece vincere le elezioni in carrozza. Invece personalmente una cosa che mi ha divertito fare, quando facevo questo programma radiofonico, Beppe Grillo in una delle sue boutade disse, erano i giorni dell'alluvione di Genova, se volete intervistarmi voglio 2000 euro che darò in regalo agli alluvionati di Genova. Allora in quel caso io feci come il giocatore di poker, vedo, e aprì un crowdfunding in radio raccogliendo i 2000 euro e poi dandogli appuntamento. Te li abbiamo dati, vieni venerdì prossimo alle ore 8 in diretta, eccetera, eccetera. Grillo non venne, anche se mandò, perché nel frattempo la cosa si era espansa, i giornali ne parlavano, mandò dopo la diretta che io feci prendendo sue dichiarazioni registrate, quindi intervistandolo come se fosse lì, un messaggio in cui diceva che per motivi contingenti l'iniziativa era sospesa. Mi diede i 2000 euro che io poi versai personalmente agli alluvionati di Genova, e quindi diciamo che in quel caso ho svolto un servizio pubblico, cioè ho dimostrato dritto per dritto che Grillo è un cazzaro che dice cose che poi non mantiene. Questo è, in quel caso la satira qualcosa è servita. Allora abbiamo finito il ciclo di domande che erano state preparate. E prima di dare la parola a voi per eventuali altre domande e prima dell'intervento conclusivo del professor Fulvio Cammarano, ricordo che siccome la scuola si avvicina alla chiusura dell'anno scolastico e poi ci saranno le vacanze, la rassegna in edito avrà una sospensione estiva e riprenderà il 26 ottobre con l'intervista a un giornalista che adesso è un parlamentare, l'ex giornalista, l'ex direttore del quotidiano nazionale del Resto del Carlino, Andrea Cangini, che adesso è eletto nelle file di Forza Italia. E poi proseguirà il 23 novembre con il direttore di una, diciamo, di un giornalista collettivo che è l'agenzia ANSA, il direttore Luigi Contu. L'ANSA è stata, lo è ancora per certi versi, ma è in crisi anche lei, diciamo un elemento centrale nella raccolta delle notizie e nella informazione italiana. Quindi Luigi Conti rappresenta un po' una categoria, la categoria dei giornalisti nascosti che lavorano nell'ombra e che però tengono le basi di un'informazione corretta, il più completa, esaustiva e completa e imparziale. E aggiungo una cosa sul Bottura non si sente rappresentato da nessuno, è vero, lo seguo sui social, viene accusato di essere PD dai 5 Stelle e viceversa, e soprattutto viene elogiato quando attacca i 5 Stelle dai PD, gli stessi che poi dopo lo considerano 5 Stelle quando attacca il Partito Democratico. Cioè ci sono le persone che amano la satira a senso alternato, quando gli fa il loro favore diventa una buona satira, quando tocca le loro corde profonde diventa uno strumento di scorrettezza e di propaganda politica. A voi per le qualche minuto di domande che ce l'abbiamo ancora prima dell'intervento del professor Cammarano. Il tuo nome per Eleonora Perini, e lei nell'ultima domanda ha risposto che la satira non serve, muove molto a livello politico. E allora perché fa satira? Cioè, perché prima di tutto per un'esigenza personale, cioè per fortuna la satira è uno schermo, quindi è una cosa che ti permette di dire quello che ti pare schermandolo con uno sberleffo, no? E quindi poi c'è qualcuno, non faccio nomi, Marco Travaglio, che utilizza un linguaggio satirico per scrivere cose serie, e in quel caso secondo me rischia di essere un po' un salto nella barricata, perché la satira è violenta oggettivamente, deve prendere posizione, quindi se si applica un linguaggio satirico ai pezzi seri finisce con essere una randellata. Questa è la mia opinione, che è assolutamente opinabile. La faccio per due motivi: non sposta voti, ma spero che sposti coscienze, che è una parola grossa, ma insomma
possa rappresentare un punto di vista culturale. Io sono paradossalmente buono come il pane, odio quelli che dicono, che usano come epiteto il termine buonista. Io adoro essere buonista, sto scrivendo un libro che esce tra un po', che si intitolerà, e non sto scherzando, Buonisti un cazzo, perché credo in realtà che dovremmo cominciare a rivendicare di nuovo le cose per cui invece in Italia ci si vergogna, e cioè di essere, di non essere furbi. Il lessico di un paese dice molto di quel paese. La parola furbo esiste solo in italiano, cioè la persona intelligente che però frega gli altri è una terminologia che abbiamo soltanto noi. Quindi banalmente io uso la satira per far passare quelle due o tre convinzioni un po' più profonde, chiamiamole morali. Infatti quando non c'è lo sberleffo rischio di diventare moralista e pesante, faticoso, e invece mi diverto molto di più a farlo con una battuta, con un ribaltamento, con un gioco. Poi ogni tanto quando me lo fanno fare scrivo anche cose serissime o dico cose più o meno serie, e cerco sempre, perché per me questo è molto importante, che il linguaggio sia chiaramente diverso, perché quando tu usi un linguaggio satirico appunto per dire cose serie, faccio un altro esempio giusto per farci amici, il critico televisivo del Corriere della Sera, Aldo Grasso, che è una persona anche molto competente, però si è messo ultimamente a scrivere le sue critiche con un tono satirico. Se un programma, cioè se un pezzo scritto da un autore di satira ha una certa valenza, se invece lo fa il critico diventa appunto un colpo di spranga in fronte che uccide carriere. E quindi bisogna sempre stare molto attenti al tipo di linguaggio e saper abbinare, almeno io ci provo, poi non sempre ci riesco, il linguaggio a quello che si vuol dire nel modo più omogeneo possibile. Quindi la satira non serve a spostare voti, ma forse serve. Davide, se io volessi iniziare a fare satira, da cosa potrei iniziare? Dipende cosa ti piace. Cosa fai adesso? Scrivi? No, cioè adesso mi piace molto fare battute così proprio al volo su okay. certi argomenti. Cioè che... Allora, banalmente sulle battute hai l'imbarazzo della scelta, perché è pieno di contenitori che ancora adesso si fanno selezione, lo stesso Lercio, Spinoza e così via. Secondo me, se dovessi darti un vago consiglio, siccome voi per fortuna mediamente siete molto multitasking, in questo momento rispetto alla mia generazione, per cui fare qualunque cosa che avesse a che fare con l'audio, il video, eccetera, eccetera, insomma, per noi era più complicato, io produrrei contenuti invece multimediali, parodie, anche perché si può fare con mezzi molto piccoli volendo, ridoppiaggi, non so se hai presente e se conosci, quello è più comicità, però è un'idea microscopica e divertentissima, Fabio Celenza, che è questo musicista pugliese che ridoppia le interviste, quella è un'idea piccolissima ma divertente e si fa con niente. Se per esempio, la prima cosa che mi viene in mente, ti piacesse ridoppiare con tuoi testi, conferenze stampa, questa così, questo nostro incontro così diventa divertente, secondo me potrebbe essere una chiave, perché la satira è sempre spostamento, cioè vedere qualcosa da un punto di vista laterale. Banalmente a me non piacciono le barzellette, ma la barzelletta ha una specie di sintassi di racconto, cioè ti racconta qualcosa che ha un vago senso e poi deraglia, tant'è che in comicità c'è una regola che si chiama la regola del 3. Io ti dico una cosa di senso, te ne dico un'altra perché ti porto dentro al racconto e poi deraglio, faccio la battuta, perché in quel momento quasi per imbarazzo ridi. Ci sono delle tecniche, dei meccanismi, e poi ti deve piacere. E poi vedi se fai ridere quando le fai e se vedi che qualcuno ride, perché se invece crei il gelo, ecco, proverei a fare qualcosa. Scherzo. Non crede che quando un politico attacca un giornalista, se quest'ultimo risponde, possa scendere al suo livello? Allora, io credo che sia il contrario, nel senso che a me è capitato, specie sui social, di avere qualche forma così di incrociare le lame, diciamo, curiosamente tutta gente del PD che ha il senso dell'umorismo di un muretto di cemento armato normalmente. No, non è vero, ho conosciuto muretti di cemento armato più spiritosi e che non hanno capito però una cosa che non riguarda tanto me ma riguarda chiunque faccia un po' questo mestiere, cioè che loro sono i controllati, noi siamo i controllori.
poi io non sono un controllore in realtà, ma chiunque ti critichi, se tu hai un ruolo pubblico, no? Cioè, ed è legittimato a farlo, e critica un potere, non deve essere affrontato con le stesse armi. Io ho duellato con questo simpatico candidato nel PD che si chiama Carlo Calenda, un ex ministro, che quando scrivevo una battuta su di lui la ritwittava commentandomi, e sotto c'erano tipo 200 persone che mi davano del cartino. Non che mi faccia, che mi crei un problema, però un politico che indica un giornalista è sbagliato, perché sono due ruoli diversi, non dovrebbe farlo. Io cerco di spiegarlo, perché io faccio proprio un lavoro non tanto per la mia, io sono permaloso come tutti, ma non è il problema della mia permalosità in questo caso. Quello che tento di spiegare a lui, ma non mi ascoltano, e che prima provavo a dire anche a Renzi e agli altri, è: guardate che così siete uguali ai grillini, che voi attaccate il Movimento 5 Stelle e vi comportate esattamente allo stesso modo, perché i grillini avevano questo atteggiamento, cioè avevano una rubrica sul loro blog che era il giornalista del giorno, con un pezzo che veniva commentato e attaccato, e sotto una valanga di insulti. Quando parlo proprio di problema culturale, che se tu ti abitui a considerare chiunque ti faccia una critica come un avversario che deve essere tra l'altro sempre servo di qualcuno, ecco, quello è un problema. E chiudo, perché sennò Giampiero mi uccide. Non è vero che avere un editore impuro sia sempre un problema e che avere un editore puro sia sempre la salvezza, perché probabilmente un editore impuro ti chiederà di non dire che la Fiat Idea si ribalta da ferma, ok. L'editore che ha soltanto la gente, il popolo, quando capisce un filone, correrà su quel filone e magari rischia di essere populista. Il Fatto Quotidiano, per non fare nomi di testate, è partito come una testata, chiamiamola, afferente a un mondo progressista. Dopodiché, siccome quando tu spari titoli sempre più alti e più urlati, la gente ne vuole, è finito che i primi a scrivere delle navi che salvavano i migranti come taxi del mare, gente che andava a salvare persone che affogavano, i taxi del mare, sono stati quelli del Fatto Quotidiano, perché riprendevano Di Maio. Quindi non è detto che avere il popolo come editore sia una garanzia, se tu insegui il popolo cercavano di dargli cose sempre più forti. Questo è. E anche il Fatto Quotidiano, come La Verità, come Libero, come altri giornali, hanno il problema di utilizzare tecniche satiriche per fare un giornale vero. Non so se tu hai mai ascoltato La Zanzara, che è un programma di Radio 24 che va fortissimo, è un programma anche divertente, che però ha un piccolo problema, a mio modo di vedere, cioè usa un linguaggio satirico, quindi violento, estremo, ma non ha un punto di vista. La satira deve avere un punto di vista. Io voglio dover dire qualcosa. Se è solo cazzeggio, se cambia continuamente il punto di vista, se sta inseguendo appunto la gente per dare cose sempre più potenti, più stranianti, più spiazzanti, il rischio grosso che hai è di fare, insomma, di avvelenare un po' le fonti. Ecco. Dopo questa, un'altra domanda, poi chiudiamo l'intervento. Massimo, un'altra domanda. Le volevo fare una domanda un po' personale. Dal momento che l'ha fatto... Perché si veste così male? No, no, dal momento che ha fatto anche della satira sportiva, sì, cosa che mi piace molto, ci può raccontare un attimo le analogie fra la satira sportiva e quella poi politica e le sue esperienze nell'ambito sportivo? Dunque, io diciamo che più che fare satira sportiva, io mi occupavo principalmente del linguaggio applicato allo sport, che è un linguaggio molto spesso terrificante, oggettivamente. Insomma, ci sono alcuni giornalisti di Rai Sport che li hanno presi al cast degli Addams, e quindi per me era molto facile lavorare su di loro, oppure anche sulle loro modalità espressive, perché curiosamente, questo riguarda un po' tutto il paese, negli anni si è un po' tornati indietro, eravamo più liberi un po' di anni fa, cioè la Jalappas adesso probabilmente i programmi che faceva 20 anni fa sul calcio non potrebbe farli, perché il calcio è diventato una macchina commerciale per cui non si può più prendere in giro il manovratore. Prima di loro c'era Beppe Viola, che era un giornalista straordinario, che se ti capita ti consiglio di seguire, di leggere, insomma, ci ha lasciato qualche anno fa, ma ha scritto dei libri meravigliosi, tra le altre cose l'inventore di Quelli Che, lavorava con Enzo Iannacci, insomma, colui che per primo ha detto guardate che si può ridere anche del calcio. L'analogia è molto semplice, hanno due cose similari il calcio e la politica, sono due elite, vengono raccontate con un linguaggio ampolloso, quindi un linguaggio che può essere smontato e preso per i fondelli, e soprattutto hanno un senso dell'autocritica e dell'autironia totalmente assente.
Quindi è molto facile andarli a colpire. E l'ultimo tema importante, che una volta non era, insomma, in questi termini, ma adesso è così: i calciatori e i ministri parlano allo stesso modo, cioè non riuscendo a coniugare i verbi. Qualche anno fa, per fortuna, diciamo, riuscivano perlomeno a esprimersi in un buon italiano, mentre adesso tra Luigi Garzia, che disse la famosa frase "sono pienamente d'accordo a metà con l'allenatore", che è una frase meravigliosa, e appunto i Di Maio, i Toninelli, anche il nuovo segretario del PD Zingaretti si è presentato dicendo bisogna che i nostri iscritti abbiano più ascolto da parte del partito, quindi probabilmente stava aprendo ai 5 Stelle in quel momento perché parlava come loro, diciamo, ecco, hanno un po' gli stessi problemi. Quindi sport e politica sono sostanzialmente due piccoli poteri che è facile additare e prendere in giro. Sono i re a cui dire siete nudi, e quindi viene facile e può essere divertente. Io l'ho fatto per tanti anni, poi anche lì ci hanno un po' superato a destra, facendomi tra l'altro moltissimi nemici, perché l'altra cosa in comune, e poi mi fermo, è che come la religione, come la politica, il calcio è uguale, si parla di una fede. Quindi quando tu vai a toccare una fede, diciamo, le mie categorie di nemici sono grillini, PD, ma soprattutto renziani, possessori di Fiat e juventini. Juventini sono totalmente, ogni volta che fai una battuta sulla Juve arriva una scuola di flamenco sull'apparato riproduttivo, perché c'è appunto questo aspetto fideistico, e in più c'è anche il fatto che la Juve vince, è un potere, e quindi tutti ti dicono gufi, rosiconi, cioè parlano esattamente come Matteo Renzi. Quindi, come hai visto, lentamente il linguaggio del calcio si è spostato in politica e non ne ha guadagnato né il calcio né la politica. Mi sa che abbiamo spazio per un'ultima domanda, ne teniamo più di una? Una e mezzo. Una e mezzo, dai, facciamo una domanda. Giocatevela voi due, tre. A testa e croce voi due. Tra l'altro, falla tu, questo è il livello, quindi c'è un entusiasmo. Sì. Nome e cognome, per favore. Anna Passanese, salve. Ciao. Io volevo chiedere che... insomma, mi sono resa conto che da questo dibattito risulta abbastanza evidente che sia dalla parte, sia dal punto di vista di questi movimenti antiscientifici che stanno dilagando, sia dal punto di vista del deficit di democrazia e o di uguaglianza, ci troviamo in una società che è abbastanza priva di ideali, e non mi dica se mi sbaglio, dal suo punto di vista potremmo essere noi giovani quelli che potrebbero ridare un po' di speranza, però ha anche detto che per noi, per avere qualche speranza di avere una seria meritocrazia nei nostri confronti, dovremmo cercare di andare all'estero e poi ritornare. Però cioè, una persona andando all'estero e magari trovandosi in condizioni migliori difficilmente vorrà ritornare. Se volessimo veramente migliorare le cose in Italia, non dovremmo cercare di rimanere qui? Sì, certo, però io credo che in generale comunque aprire la propria mente, la propria esperienza al di fuori di questo che è diventata la provincia del pianeta sia molto giusto. Però se posso darti un consiglio, una cosa secondo me un bene importante che non ha tanto mercato e che però secondo me andrebbe un po' introdotto, è il piacere dell'impopolarità. Cioè dire delle cose che vanno contro quello che noi crediamo essere non il buon senso, ma il senso comune. Combattere le idee che ormai vengono date per acclarate, perché serve proprio un cambio culturale. Alessandro Manzoni, che è un popolare, scriveva delle soap opera qualche anno fa, aveva scritto un posto al sole, credo. Dicevo una frase che per me è la fotografia del momento che stiamo vivendo, cioè diceva: il buon senso se ne stava nascosto per paura del senso comune. Ecco, adesso è il senso comune che sta vincendo, cioè il cosiddetto popolo è convinto di dover afferire a un modello comportamentale di pensiero che è un modello rassegnato. Allora, forse dire andate all'estero è più una provocazione che altro, però da combattere c'è la rassegnazione, e la rassegnazione secondo me si combatte avendo
anche la volontà di portare avanti i quattro valori in cui si crede, fregandosene se sono impopolari, fregandosene se fatalmente nella tua carriera, se vuoi restare qua, ti troverai davanti qualcuno che ha meno meriti di te, se i concorsi pubblici in questo paese spesso li vincono i soliti baroni, se queste cose si può tentare di combattere dall'interno, però serve il coraggio di essere impopolare e cercare qualcuno di fianco, come dicevo prima, che abbia una coscienza di classe di appartenenza, cioè, dico una parola molto brutta, fare politica, perché la politica è una cosa che adesso ci raccontano come terribile, e invece la politica fatta in prima persona per il bene comune, non per prendersi qualche vendetta con i movimenti populisti che sono in giro adesso, è una cosa alta e nobile, e forse la prima cosa in cui dovremmo tentare di trovare spazio e posto. No. Grazie. Bravo. L'ultima domanda. Io volevo ringraziare prima di tutto perché è veramente interessante, poi penso che i ragazzi, anche se si fa fatica a portarli, poi dopo siano sempre contenti di assaggiare, vedere, uscire, eccetera. E poi volevo chiedere una cosa che mi hanno chiesto loro, appunto, come si fa a iscriversi alla biblioteca, a quella piattaforma per poter leggere i giornali, perché noi abbiamo la biblioteca digitale ma abbiamo solo due giornali per i nostri alunni, che sono il Corriere della Sera e la Gazzetta dello Sport. Quindi, beh, comunque, che sono i due più venduti, cioè l'altro è Repubblica. Posso rispondere io, poi qualcuno magari mi correggerà, è perché l'ho fatto di recente. È sufficiente iscriversi, l'iscrizione è completamente gratuita, a una delle biblioteche comunali del Comune di Bologna. Io mi sono iscritto a Sala Borsa, ma dà l'accesso a tutte le biblioteche comunali, e consegnano una modulistica all'interno della quale è citato l'indirizzo, la modalità per iscriversi alla Media Library Online. Io ho chiesto di iscrivermi, ho ricevuto username e password, bisogna verificare che il proprio tablet abbia delle caratteristiche tali per ricevere i libri digitali o i quotidiani online, cioè che abbia dei software adeguati, dopodiché si accede liberamente a un certo numero di quotidiani italiani di diverso orientamento. Credo che non ci sia il Resto del Carlino, non vorrei dire una sciocchezza, ma non c'è il Resto del Carlino. Se qualcuno deve parlare, prende il microfono, però. Rosalia Ragusa di Sala Borsa. Del Sala Borsa. Sì, l'iscrizione appunto è gratuita e bisogna solo venire al banco informazione dove ci sono i bibliotecari con la tessera di una delle biblioteche dell'istituzione. Oppure online si può, oppure sì, anche online, mandando una mail anche banalmente con il codice utente che è scritto sulla tessera. E, nulla, ci sono tantissime riviste italiane e anche straniere, e a seconda del supporto con il quale si accede è visibile una rivista piuttosto che un'altra, tipo, non so, Repubblica sul tablet, sull'iPad non si vede, ma si vede sui PC, su tutti i PC si vedono tutte le riviste. Comunque è un discorso, una scelta editoriale dell'editore che mette la rivista sulla piattaforma. Su alcuni device non è possibile visualizzarle, ma sul PC si vede tutto. Immagino che sia per limitare il numero degli accessi, se no sarebbe... È una scelta dell'editore che noi, alla quale le biblioteche si adeguano, ecco. Però ecco, su tutti i computer si vedono tutte le riviste, quindi in un qualsiasi computer delle scuole è possibile vedere tutto. Grazie. Adesso la responsabile della comunicazione fa vedere la piattaforma. Diamo la parola al professor Fulvio Camerano per la conclusione di questa bella giornata di informazione. Sì, grazie. Le conclusioni, se così si può dire, saranno brevi e indolori. Soprattutto volevo ringraziare Luca Bottura e voi che avete fatto le domande, perché il tema è centrale e le risposte sono state nette, chiare, al di là della condivisione o meno, ma diciamo è questo il modo in cui noi pensavamo il meccanismo: domande articolate e risposte esplicite. Questo è quello che c'è stato. Ovviamente sono conclusioni facili, perché io condivido gran parte delle cose che sono state dette, per cui
non stiamo a ritornare sulle questioni. È evidente che siamo tutti d'accordo su molte cose, siamo tutti d'accordo sui pericoli delle fake news, delle falsificazioni, dell'antiscientismo. Quello che però, diciamo, la discussione mi ha fatto un po' riflettere, quello che però mi chiedo è cosa facciamo noi, perché altrimenti si crea il circolo del noi siamo tutti a posto e fuori sono quelli che sbagliano, no? Cosa facciamo noi qui per passare dalla teoria alla pratica? Cioè, quanti di noi contribuiscono, senza saperlo e senza volerlo, diciamo così, a questo tipo di diffusione di notizie false? Quanti di noi verificano quello che dicono o che diranno al vicino, all'amico o all'interno dei social? È chiaro che la verifica è una cosa impegnativa e faticosa. Questo è il vantaggio dei giornali accreditati, perché rispondono con una firma, con una responsabilità, con una reputazione a quanto viene detto, mentre sui social non risponde nessuno, si passa e via, una bufala, non importa. Allora, se ognuno di noi diventa responsabile delle notizie che mette in giro, è già qualcosa che stiamo facendo per uscire da questa logica del falso che gira anche solo formule dubitative. Ho sentito dire che, ma chissà se è vero, no? Un controllo della fonte, cose di questo tipo, rappresentano già un segnale rispetto a questo dilagare. Insomma, il controllo dei fatti. Questo per me è un tema chiave, e quello del merito è chiaramente connesso. Io sono, è una vita, ovviamente la questione del merito non nasce oggi, da sempre tutti si interrogano sul merito, e in Italia particolarmente abbiamo senza dubbio dei problemi. Dobbiamo rimediare, ma dobbiamo rimediare perché in realtà questo familismo di cui si parlava effettivamente produce un danno alla comunità nel suo insieme. Insomma, è un mio interesse come cittadino che in una determinata struttura, in un determinato apparato, su una cattedra, come su un giornale, vada la persona migliore? Sì, perché se moltiplichiamo le persone migliori spalmate in tutti gli angoli della società, noi otterremo un livello qualitativo più alto nell'interesse di tutti. Allora, il merito è un problema sociale. Un problema sociale perché se i meritevoli sono messi nel punto giusto, producono vantaggi per tutti. Ovviamente il problema poi nasce nel come si individua il merito. Questa è una piccola sfida che può essere presentata ai docenti, agli insegnanti. Cioè, fare una riflessione, ci mettiamo tutti intorno a un tavolo e ci chiediamo: ma come si fa a riconoscere il merito? Perché un po' gira, no, questa immagine, siamo tutti meritevoli, e se io prendo 4 in matematica faccio subito a ricordare che anche Einstein aveva preso 4 in matematica, e dunque potenzialmente io sono un Einstein non capito da qualche potere forte o cattivo. Il problema vero qual è? Quello statistico. Il 99,99% di chi va male in matematica non diventerà Einstein, perché semplicemente va male in matematica e non l'ha studiata abbastanza. Però è molto utile per accreditarmi l'idea che sto subendo un'ingiustizia. Più in generale c'è un problema. È il problema di come si riconosce il merito, qual è il limite, qual è il confine. Perché se noi andiamo fuori da qui, ad esempio, qualcuno potrebbe dire, ed è stato detto, beh, allora se ci vogliamo basare sul merito, forse quello duro, quello che fa emergere il quello bravo rispetto a quello meno bravo, beh, forse allora il livello dei promossi, le percentuali dei promossi nella scuola si abbasserebbe, perché uno può dire, beh, certo,
controlliamo il merito, e allora se uno non merita non ottiene, perché sarebbe questa l'altra faccia. E allora anche questa è una bella sfida che ognuno pone a se stesso nel parlare, coinvolgendo in primo luogo se stessi. E allora, partendo dalla scuola, uno fa un discorso: cosa significa essere meritevoli di, cosa implica non essere meritevoli di. Ecco, partendo da questo, ad esempio, una riflessione interna nei gruppi di lavoro, e che poi dopo diventa un'altra cosa. Come facciamo a riconoscere il merito in tutti gli ambiti che ci interessano? Ecco, questo è un modo, come dire, per uscire dalla comprensione di se stessi, perché spesso la comprensione di se stessi cosa produce? Anche ai miei tempi era così. I giovani sono tutti incompresi e meritevoli, perché è vero che subiscono, come dire, il retaggio, il peso delle generazioni che le hanno precedute, che soffocano alcuni canali di uscita, di affermazione, e sono occlusi da chi è venuto prima. È vero. Dall'altra parte, non tutti quelli che vogliono entrare su quei canali, solo perché sono giovani e solo perché sono, come dire, stati vessati, in teoria meritano allo stesso modo. E allora anche qui è la riflessione e l'autoconsapevolezza che è la cosa che funziona di più. La disintermediazione mi sembra un tema che è stato toccato con grande interesse, è la chiave di molti discorsi. Parliamoci chiaro: se non ci sono persone autorevoli e competenti, significa che le praterie sono aperte. Questo mi sembra tanto un discorso utile alla cultura neoliberista in cui ci troviamo. Grandi praterie senza ostacoli significa anche possibilità di imporre determinati criteri senza quegli ostacoli. Tutto sommato, la cultura della disintermediazione non deriva da quello, ma è funzionale a questo discorso neoliberista, ed è funzionale al tema del rancore sociale. Io sono in una situazione di debolezza. Cosa c'è di meglio, visto che ho dei canali di comunicazione efficaci e veloci, cercare di denigrare chi ha competenze? È molto facile, molto semplice, nessun rischio. Lui sa, non perché parla, non perché ha studiato, è competente, ma perché ha degli interessi da difendere. E sono a posto. Con questo abbiamo sistemato la questione. Allora, chiudo, grazie. Chiudo dicendo e tornando all'appello finale: davvero la scuola è la chiave di tutto il discorso. Mi sembra che è stato sottolineato in tutti i modi. Io aggiungerei la scuola e la lettura. Senza lettura, lettura in generale, i giornali, i romanzi, i saggi, noi siamo spacciati, semplicemente spacciati. Possono venire fuori delle persone competenti, perché le competenze sono tante e prescindono dalla lettura, ma senza lettura non c'è e non ci sarà profondità. Dunque la scuola è l'occasione per la riflessione, per la lettura, per lo studio e per lo scambio, e bisogna rendersene conto nel momento in cui ci si trova dentro, perché dopo è troppo tardi. Grazie. A questo proposito vorrei evidenziare che c'è anche oggi, è stato compilato con molta fatica, ma è stato fatto, la bibliografia che può aiutare a comprendere i fenomeni di cui abbiamo parlato oggi con l'amico Luca Bottura, che ringrazio insieme a tutti voi per essere stati qua con noi.